stizzito l'agente, quindi avevamo il numero direttamente di casa di Miguel Bosé. Questo agente o stizzito disse: no, Miguel non lo vuol fare perché la pellicola non tiene respiro internazionale. E grazie al cazzo. Cioè, figurati. Secondo te un filosofo poteva avere respiro internazionale? Figurati se a me non giravano i coglioni. E sapendolo a casa, perché si era fatto male, per caricarci prima delle puntate dicevo: ragazzi, chiamo Miguel un attimo. Chiamavo Bosè e quando sentivo pronto, 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 stavo lì un po' in silenzio. E poi mettevo giù il telefono. E questo è durato mesi, hai capito questo? Prodotto da Tamago. Si ringrazia Crodino per la collaborazione. Buonasera signori e benvenuti alla 8ª puntata del Kashmir Podcast, lo ridico io. L'aveva detto bene Carmelo, eh? Sì, sì, sì. Hai sentito come si è interrotto per i fiumi dell'alcol a metà? Mentre lo stava dicendo, buonasera, benvenuti. È già a pezzi. Vabbè. È in un mood crepuscolare Carmelo, veramente un Giacomo Ragazzi. Leopardi che ci crede di meno, veramente... Abbi fiducia, Carmelo. Possiamo dire che ho bevuto una cetriocola senza cetriolo oggi, no? Senti come sta. Senti come citi. È terminale, eh? Come cita battute del 2021, come sì, se... Sì, come se fosse... Come se Tatiana... Voglio vedere voi dopo un sequestro, un sequestro di persone, un rapimento. Uno di voi ha pure provato a sodomizzarmi. Non dirò chi... Uno mi ha sparato, vabbè. Ma quello... che è amore tossico. Non so che è successo, però sì è... Io ve l'ho detto che è meglio quando bevo, voi non mi credete. È il film di Caligari che non vorremmo vedere. Ma fate comunque un applauso a Carmelo Avanzato. Grazie. Il nostro ottimo regista audio e non solo. E non solo, ma oltre alla parte audio c'è anche la parte video. Non sarebbe Kashmir Podcast senza la tigre. Roar. La tigre di Islamabad. Fate un grande applauso per Tahir Hussein. A proposito di battute del 2021... Mo lo squaletto, basta che la tigre, che ne so. Ma lo? Lo squaletto. Lo squaletto? Ma che sei di Roma, per caso? Ti è uscito un po' così? Ho bevuto la stessa cetriocola che Carmelo, lascia sì. Siamo andati a mangiare al ristorante romano, abbiamo fatto una provincialata incredibile. Sembravamo veramente... Era bello vedervi a casa, dire, oh, dai, yes. Comunque Porta Romana è Little Roma, veramente è l'unico posto al mondo dove non siamo discriminati, mi sono sentito quasi a casa. È tipo il carnevale di Notting Hill, sembra il 21 aprile. Pagando il quadruplo di quello che avremmo pagato altrove. Sapete che Tahir è diventato un ometto? Eh sì, ha fatto la no scherzo. Quello che succede in albergo rimane in albergo, esatto. No? In camera no, con Carmelo. No, ha fatto l'amore, però diciamo, Tahir che è nato come il nostro Gen Z, il nostro giovanotto, ormai giovanotto non lo è più. Non lo è più, non lo è più. Perché non più tardi di una settimana fa ha fatto 24 anni. 24 anni, fate un applauso al maestro. E a proposito di romanità e di... Non a tutti capita questa fortuna incredibile di avere nella squadra del proprio cuore un giocatore che ha più o meno il cognome che è simile al tuo nome. Ed è per questo che abbiamo deciso di omaggiarti da Kashmir Podcast con la maglia... Che fastidio! Ma quale fastidio? Ma di quale Tahirovic! Fastidio? Il regalo per te, per questa sera.
Vieni a prendere. Falla vedere al tuo popolo. Mostrala. Giocatore che definire secondario della S Roma è dire poco. Ma questo, diamogli tempo. Guarda, diamo, sono andato a Roma Store. Andato a Roma Store e ho detto: buongiorno, sai, potrebbe farmi la maglia di Tahirovic? La tipa, già per come parlavo, ha guardato e ha detto: cosa? Ah, ma e chi è Tahirovic? Non so, la sua squadra. Se abbia pazienza. Come si scrive? E che ne so io come si fa? Questa la prima del mese che No, ha detto che è la prima volta che gliela chiedevano, ovviamente. E ha detto: va, dedica, questa è la carezza di Luca Ravenna, che va a prendere la maglia. E se Tahirovic sapesse che la sua maglia è andata a Tahir Hussein, secondo me giocherebbe anche meglio questa stagione. Se ci fai l'amore con quella maglietta addosso, lo poi farò solo per te, solo per te, e penserò a te mentre lo a differenza delle altre volte. Ma lo pensi Edoardo. Esatto. E me lo sento quel brivido sulla schiena, soprattutto quando sono con mia moglie Cecilia Attanasio. Signor, ciao, ciao a tutti. Alice Oliveri invece gradisce solo la maglia del Catania. Fate un grandissimo applauso. Buonasera. Con lo stemma vecchio, preciso. La maglia di Morimoto, quando si fa l'amore, rimane su. Lulu Oliveira. Esatto, Lulu. Il pubblico di Milano come è preso. Oh, veramente interessante, sì, stiamo questo facendo questo momento. Sì, 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 un pelino autoreferenziale, ma vi ringraziamo comunque per essere qui questa sera. Siamo nel teatro, al Teatro Franco Parenti, che abbiamo chiamato l'altra volta Teatro Neri Parenti. Tahir era convinto che il Teatro Parenti di Milano fosse dedicato a Neri Parenti. È cemellato col Carlo Vanzina. Come no, esattamente, è sulla stessa linea narrativa. E siamo qui oggi nel teatro, questo insomma, è uno dei templi del teatro in Italia, però noi oggi vogliamo parlare di un ambiente, di un media, nel quale ci sono, se possibile, oggi, ancora meno soldi che in teatro, cioè la televisione. Oggi vogliamo fare una puntata... Battuta di satira, questa oggi ce la siamo detta, abbiamo detto non è male, la diciamo, facciamo. Non la diciamo, la facciamo, ha funzionato benissimo, esatto. Quindi la terremo, grazie. Abbiamo deciso di tenerla. E allora fai a Milano 2 e ti sparano. Sì. Cosa cazzo dici? Oh, ma guarda che qua si sta ancora bene, capito? Infatti non ho... L'accento di Milano 2 questo. Lo so, tipicamente, sì, sì. Ma a Milano 2 nascono delle persone? Questa, scusami, è una domanda ingenua da persona del centro ne Italia. Muoiono molte di più di quelle che nascono, penso. Per cause naturali o professionali? Non lo so, perché... c'è il cimitero di Milano 2 a tutti, cioè, non ha icone religiose, ma sono programmi che non si fanno più. Ho capito. Poi c'è il gioco dell'oca, tutte queste certo, cose. Come no, sì, 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 come no. Padiglione Gigi Sabani. Persone nate a Milano 2 ci sono questa sera? Anche questa qui pensavo. Hanno riso in tre perché sono tutti giovanissimi, però era una grande battuta questa. Non persone di Milano 2, a parte tutto, questa sera. Ma dici dell'Eur. Che è Maristel Polanco, che è venuta a vederci. Magari, ma pensa che puntata cioè, faremo. Ha riso. E peraltro è qui questa sera, grande Maristel. No, non c'è nessuno nato da quelle parti. Poi sto parlando di zone che non conosco minimamente. Milano 2 San Raffaele, che fa molto ridere questa cosa. San Raffaele è come comune. Se tu nasci a San Raffaele, l'ospedale di Berlusconi, ti mettono sulla carta d'identità che sei nato a Segrate. Ma certo, Milano certo. È una città che queste cose ci tiene. Hanno fatto cambiare la cosa, quindi sei nato a Milano. Per dire, il provincialismo della mia città. Ruotato l'ospedale come se fosse un tagliere, un ristorante ti cinese. Ti mandano a partorire a Piazza Udine. Poi ti ritirano indietro. C'è un macchinista che ti dire per avere il gusto esatto. Di essere nati qui, comprensibilissimo, e va bene. Ma dicevamo la TV, la televisione. I giovani non guardano, vedi anche come ha preso, cioè i giovani non guardano più la televisione. Frase per niente da vecchi, stai dicendo, che ci colloca immediatamente proprio all'alba della generazione Z, però è vero. Ma è vero, cioè, ma guarda, non voglio definire noi due giovani, però neanche io e te, la TV generalista, guardiamo, il canale per noi, qual è il canale per noi? Non più tanto. Non c'è. Guardo solo Serena Bortone, questo proprio ci tengo a dirlo, è un mio kink. Ricordami? Rai 1, poi ti ci porto, non ti ci preoccupare. No, effettivamente si fatica oggi a vedere la TV come la si vedeva quando noi avevamo 10 anni, negli anni 90. E quindi il tema, insomma, la cosa a cui abbiamo pensato in questa puntata è possibile convincere i giovani a tornare a vedere la televisione come facevamo io e Luca Ravenna negli anni 90? La risposta è no. Penso. Però se dovessimo provarci, immagina, facciamo un salto indietro nel passato, ci danno la possibilità di creare un palinsesto per un canale giovane. Sì.
in Italia oggi, ovviamente lo danno con questo accento, no? Sì, sì. Roma sarà più difficile. Guarda, c'è sto canale giovane, Rai 7. Ecco, sì, ma è una roba, secondo te, pubblica? Cioè, siamo nella sfera pubblica oppure no, è un... privata. Privata. Assolutamente. Una cordata di imprenditori? Vengono da noi e ci dicono, fate il vostro canale. Abbiamo pubblico. Deciso di scommettere su questi due ragazzi. Esatto. Prima di tutto, come chiameresti il tuo canale Young? Rete Italia Edo. Con un logo atroce disegnato da uno che ho pagato 20.000 lire per farlo. Bello. Un'antenna bombardata. È una cosa veramente cheap. Io farei Rete Italia Edo e poi da lì iniziare. Tu come chiameresti la tua televisione? Canale Lucone. Canale Lucone, così. Dai, metti su Canale Lucone che ci divertiamo. Bello. Vedi come già c'è. Non è male, dai. Vedi, già è una scelta. E su che tasto del telecomando vorresti essere? Canale 647. No. Sai quando ti dicono c'è un nuovo canale sul digitale terrestre, dateci fiducia, sul tasto 717 ci trovate. E no, io sì, sarei su un canale molto, ma sì, guarda, ma del resto ormai le frequenze sono tutte prese, ma come no, fai? Certo, sì, infatti è bello stare sul 6, sul 7, quelle robe lì, ma sei sul 7, no, no, devi fare due telefonate un po' pesanti, esatto, per avere sì. Matteo Messina denaro, esatto, sì, che no. Adesso che sei libero, mi sblocchi nuovo un attimo ministro la delle frequenza. Comunicazioni, sì, 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 certo. Era tutto occupato da lui. E lui risponde: di nuovo, già lo feci 40 anni fa col maestro. Ehi! Ah. Anche qui, e già sa due battute di satira, scusate. Alla terza arriva la SIAE. Sicuramente. No, sì, un canale così. E a quale target ti riferiresti? Beh, 18, è che in Italia giovane è dai 18 ai 50, però. Sì. 18-35. 18-35. Diciamo. Mix strano fra Italia 1 e MTV come idea, diciamo. Sì, sì. Quindi è Rete 4, esatto. Praticamente. E beh, no, il target è quello, 18-35. È più o meno un po' la nostra vocazione. Bisognerebbe pensare ad un palinsesto diviso per ore. Vediamo, adesso oggi abbiamo scritto il palinsesto. Voglio sapere se metto su, come si chiama il canale? Rete Italia Edo. Rete Italia Edo, cosa trovo alle 8 di mattina? Allora, io pensavo rassegna stampa dei meme del giorno con Enrico Mentana. Proprio per venire incontro alla generazione Z, mi immagino un Mentana molto infervorato già alle 8 di mattina. Allora, caffettissimo, propone Shakira, eri come loro, adesso sei come loro. Passiamo all'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. Hipster democratici propone un selfie di Matteo Messina Denaro a fianco a Stanis La Rochelle, ardito anche questo. Aspettando Sanremo abbiamo Relatable Roma Meme che propone foto dei Maneskin accompagnato da Sono fuori di testa Metro B Concadoro. Paolo Celata, cosa puoi dirci? Bello, bello, bello. A mio avviso sì, inizia in questo modo, veniamo incontro, si abbracciano i Gen Z, gli si dà un primo buongiorno, secondo me potrebbe funzionare. Cosa vedo su Tele Lucone alle ore 8 di mattina? Allora, è presto, è mattina, sì, sì. Diciamo più per un pubblico giovanissimo, quindi io metto i me contro te, le repliche da YouTube. Bello. È suicidato per Silvio Sophie. Berlusconi. O Sofì. No, perché la tua minchia è un'idea della Madonna. E sta correndo in provincia di Palermo a dare miliardi di euro a quei due creativi. E loro fanno: dottore, non sono abbastanza, abbia pazienza, no. Con due slime ne facciamo di più. Esatto, fai dalle 8 alle 9.30 repliche di me contro te comprati da YouTube, sì, a prezzo folle. Poi loro ormai sono invecchiati, tipo, lui, diciamo, ha avuto delle questioni. Lui ha un po' il look di, sì. Non dico altro perché sono potentissimi. Ma ti stai semplicemente perché... si sono separati, lei si è sposata con un calciatore, mi immagino tipo del Palermo, una cosa... sì, va bene, perfetto. E un'ora e 30 di repliche di me contro te e te le spari tutte. E a seguire la serie, perché siamo nel semifuturo. Ok, sì. Abbiamo alle 9.30 delle repliche di Camera Caffè 8. Sì. Tutta, però la macchina è messa nella zona caffetteria del commercialista di Luca e Paolo, che contano i soldi tutto il tempo e basta. 10 minuti di risata. Camera fissa, così, camera benissimo. Fissa. Bene, il mio palinsesto continua la mattina alle ore 11. Siamo già, insomma, nel corso della mattinata, c'è bisogno di un contenuto diverso. Ci siamo svegliati con Mentana, proseguiamo con... corso di mindfulness ed equilibrio interiore tenuto da Asia Argento e Loredana Bertè.
e me l'immagino, insomma, un po' loro così, un dialogo con la Bertè. C'ha le gambe più belle del mondo! Guardatemi! Incursioni di 10 minuti di yoga con Cesare Bonamici. Comunque, per proseguire un po' sul... E una volta che si piega... Crack! Bello, bello. Dalle alle? Ore 11. Ore 11, 12 e 30, secondo me. Io ti rispondo con l'errore del palinsesto. Secondo me, quelle cose che proprio la rete ha sbagliato. È uno spazio di approfondimento che si chiama Yo! Sulla sulla cultura street e i fenomeni sociali. Secondo quelle cose quando dei direttamente dei dal 1989 esatto, raccontano cose giovanili. I servizi che spiegano le mode giovanili, ma fatto malissimo proprio. Yo, benvenuti oggi lo spazio su Telelucone. Carino, condotto da te. No, no, bravo, mi è piaciuta perché la provocazione. Pensavo fosse... No, è condotto da un magrissimo, asciuttissimo, col pizzetto con l'anello, Tahir Hussein. Bello, è bello, e questa è una bella iniziativa. Benvenuti a Io. Oggi se parla de, che ne so, come si chiamano quelli che ballano per strada, fanno break la break dance. Oggi faremo qualche l'ultima mossa. Moda di Brooklyn del 72. Vedo bene pure a fai meme in realtà, però. No, ma infatti, guarda, c'hai vario spazio editoriale. Allora, io proseguirei alle 12.30 si fanno i programmi di cucina, quindi in Italia si accendono i fuochi. Programma di cucina vegana che si chiama Questo come Omagni Oricachi, condotto da Licia Colò. E funziona tutto con lei che dà delle ricette tipo tortino di barbabietola, fagioli e hummus. Questo come lo magni, lo ricachi. Inquadratura a pioggia della telecamera. E secondo me questa è una bella... Bella immagine, lì c'è Colò sul water. Bello, bello, è una cosa che guarderei. Cocotte con mollica di pane in crema di funghi. Questo come lo magni? Lo ricachi. Bello, bello, no, da me alle 12.30 c'è l'informazione. Sì. C'è Selvaggia Lucarelli, nuova direttrice del mio TG. Con la rubrica che si chiama La pagliuzza nell'occhio. Sì. E caga il cazzo a chiunque non si sia comportato bene con lei nei 10 minuti prima del servizio. Quindi, beh, una mezz'oretta rilassante. Come stemperi la tensione alle 13.30? Qua ho segnato solo Studio Sport. Comunque ce lo lascio. Ah, cioè, comunque tu lo lasci volentieri. Guido Meda, classico. Sì, certo, sì, un classico. No, io avevo invece proposto, ore 13.30 c'è l'informazione... pensavo di fare una roba con una coppia inedita di mezzi busti, Andrea Roncato e Ariete. Che vicini mi fanno ridere, comunque. Che risate strane. Non so, mi fa ridere lei, che ma mazzate, veramente, ma fai cacà, ma te posso... Bello, molto bello. Ma se avessi voglia di cambiare canale, andare a una cosa un po' più rosa, forse Alice hai anche tu un palinsesto al volo? Sì, un attimo che lo prendo. Molto bene. Perché... Non è rosa, però. Lo so, ma io sono vecchia scuola come direttore. Se mi dicevi che dovevo preparare la rosa, lo preparo. Andiamo su. Non è la direzione Gen Z questa, purtroppo. Allora, che orario vuoi? Voglio, perché Edo ha detto per stemperare dopo la Lucarelli, in effetti, da Telelucone voglio stemperare. Ora una a 12.30. Allora, intanto io dalle 10 alle 12 ho i programmi per gli studenti che hanno marinato la scuola. Quindi li puniamo e diamo il maestro Manzi per 2 ore. Per chi si ricorda chi era il maestro Manzi. Pensa a mettere il maestro Manzi che è morto nel... Vabbè, l'ologramma del maestro Manzi. Non avrei marinato la scuola. Esatto, è proprio questo. Contro la dispersione scolastica, Tele Young, che è la mia TV. Sì. Dopodiché alle ore 13 c'è un GT ragazzu. Con i ragazzi di ultima generazione che lanciano pomodoro a sessantenni. Così almeno si sfogano. Dice, ogni giorno c'è uno diverso. Iniziativa. Sempre lo stesso servizio? No. Ogni giorno c'è un sessantenne diverso contro cui possono lanciare pomodoro. E tipo l'ultimo è Banksy, che esatto, alla fine si scopre. È tutto anche un po' concettuale. Certo, molto si bello. Molto tutto. Bello. Bello. E poi alle 14 Paso Adelante, versione tedesca, cioè Schritt vor Wärts. Questa cosa l'ho scritta in treno, quindi ero ispirata dalle montagne. La gag è solo che sia il nome tedesco di Paso Adelante. E poi l'ultimo alle 15, no, in realtà non è l'ultimo, però alle 15 c'è Love Bugs versione Tinder, cioè che un elemento della coppia è fisso, l'altro invece ruota sempre. Bello, bello, bello. Recuperiamo alle 15.30 o hai qualcosa di forte alle 2.30? Alle 2.30 ho un cartone animato, è disegnato da Zero Calcare, Trap Motore Azione.
che è la storia di un giovane ragazzo italo-pakistano che tutte le volte che indossa un barbur si trasforma in Carlo Calenda. Ma quanti sordi c'ho con ste reti, io, scusate. Molto bello, molto bello. Beh, Tahir protagonista del canale, contratto in esclusiva, queste cose così. E io ti rispondo alle 17 con i cartoni giapponesi che tanto piacciono ai ragazzi, però visto che sono molto appassionati, non è più come negli anni 80-90, c'erano le Benji, quelle robe lì, adesso si va pesanti su Berserk, quelle robe. Si chiama L'angolo di Rapone, questo momento, dove Stefano Rapone, il comico romano, ormai invecchiato con la panza e il codino leggero leggero, una specie di Sonia, la posta di Sonia però giapponese. Tutto fatto in giapponese e si sfiorano sempre le parti censurate orribili. Certo, perché ragazzi sono abituati a vederlo. Per veri nerd, ci ha segnato questo. Giusto. Share basso. Sì, share basso, lo si dica. Guarda, no, mi piace perché anch'io avevo citato a un certo punto i Me contro te, ore 18:30, educazione finanziaria, cosa faccio con i miei soldi, condotto dai Me contro te. Il popolare due siciliano propone un corso di educazione finanziaria per giovani milionari. Quando osare con l'obbligazionario? Mercati emergenti, occhio al Suriname. Barche da stronzi, il gusto tutto italiano dello scafo in tech. Rubrica occhio alle frodi, interviene Stefania Nobile, che mi sembrava giusto per... Molto bello, la mia è una rete che dà molto spazio alle notizie, quindi di nuovo studio aperto sera. Si chiama, prima era La Pagliuzza, adesso è La Trave nell'occhio. Sì. Sempre con Selvaggio Lucarelli che continua la sua sessione di sputtanamento di persone. È una mezz'oretta di odio sincero e tranquillo, fatta dalla più grande. Dalla più grande. Ore 20, io vado in Access Prime Time con Corrado Augias che conduce Trivial Pursuit. banalmente, colui, qual è la capitale del Brasile? Uno, Brasilia. Rio de Janeiro! No. Mi dispiace Brasilia. Così, una cosa... Bello, bello, molto bello. Io ti rispondo con un'idea innovativa che è una specie di blob, però sulla mia rete, che si chiama Ticchete Tacchete. Tutti i video tratti dai social, però non in modo veloce come potresti fare andando su TikTok o su Instagram, ma c'è Enrico Papi in studio che lancia dei filmati brevi. Cioè, toglie l'effetto social strapagando questo programma. Altro errore terribile della rete. Però... Ed è il modo per andare incontro a TikTok. Esatto. Perfetto. Ore 22:30, dopo il ciclo è bellissimo. Non c'è il film? Alle 22:30 inizia, perché Gen Z vanno a dormire più tardi. Per il ciclo Perdoniamoli, tutta la filmografia di Kevin Spacey, Woody Allen e Memory Midget. Molto bello, io ho strapagato, mi è costato un occhio della testa a prendere i diritti di Scam 7. Sì. E la serie si chiama Ciorcazzo come un vitello. Ma sai questo ragazzo, non sai che nella 5 era c'era quell'altro problema. Questo ragazzo che è dolce, simpatico, un po' ignorantello, un po' così, che c'ha un segreto, c'ha il cazzo, se lo deve annodare alla coscia e si ride dall'inizio. Ed è discriminato per questo, però. A un, fino a un certo punto della stagione, beh, sì. Comunque il trauma, a un certo punto da qualche parte me lo devi mettere. Cioè, ma in realtà si ride, è simpatico. Interpretato da? Non ci ho pensato. Beh, da chi lo faresti fare? Il ragazzo con questo Long John. Guarda che... Chi è un giovane che potrebbe farlo? Un giovane che potrebbe farlo? Carmelo Avanzato, secondo me. No, Carmelo è il cattivo. E però il bello è che avrà 81 anni all'epoca. Esatto. E comunque farà ancora più ridere. E alle 22:30 tu hai messo un film? No, adesso mi hai detto hai... 22:30 avevo per del ciclo Perdoniamoli. C'era un telegiornale della sera sempre condotto da Andrea Roncato e Ariete, stavolta affiancata dal suo avvocato. Mi faceva ridere questa cosa. Dopodiché abbiamo si arriva la si chiude la... Io però ti, questo è un piccolo programma di approfondimento, ti ricordi tipo Mistero con Enrico Ruggeri? Come no? Mistero. Qui c'è The Undertaker. Sì. Dove Andrea Scanzi, vestito come Neo in Matrix, parla di grandi personaggi del mondo intellettuale italiano morti e va, perché lui lo fa quando fa tour, quindi va a toglierli praticamente dal cimitero, li toglie dalla bara, è un po' aggressivo come programma e dice che lui è riuscito a insegnare a loro qualcosa. Sicuro. Piaceva. Essere i suoi caregiver. Esatto, esattamente. Bello, bello, mi sembra bello. Un palinsesto. Si arriva poi alla mezzanotte, chiude il palinsesto. E lì io ho fatto una scelta nostalgica. Sì, abbiamo avuto, mi sa, entrambi la stessa l'abbiamo idea. Vista. Sì. E finché non ne esce uno nuovo... A nastro repliche di Mai Dire Gol. Repliche di Mai Dire Gol, sempre, esatto. Bello, cazzo. Sì, Perché finché non esce quello nuovo, almeno te li rivedi.
anche perché insomma, il programma con cui noi siamo cresciuti, ci siamo formati. Beh, un po' sì. Nel senso, qual era il tuo sketch preferito in assoluto, personaggio preferito? Io ridevo con le lacrime col pagliaccio Baraldi. Questo la dice lunga sulla tua comicità. Però era una cosa che a me mi faceva bellissimo. Sentire male. Magica Trippi della Cortellesi. Mapi, si chiama Mapi, era la ragazza sempre fatta alla Cortellesi, mi pare si chiamasse così, che era che si scopava tutti i calciatori in pullman, tipo una cosa geniale, assurda. E poi la sigla di, credo fosse, mi ricordo del 95, fatta come se fosse la sigla del Rocky Horror Picture Show, con, che sta succedendo? Che cosa c'è? Una mosca gigante. Ma sai che... È nella mia storia Instagram. Ma stai prendendo la prima mi sarei appoggiata sull'obiettivo come un uccello sulla fotocamera National Geographic. Che sei un personaggio di Dario Argento che prende le mosche con le mani, lui? Che cazzo stai facendo? Non ho mai visto una mosca muoversi così lenta. Sembra. Ma sai che ce n'è anche un'altra? Sembra Carmelo alla guida. Ma che cazzo, perché ci sono delle mosche? È un po'. Luca, dagli una botta, cazzo. No, ma lui non lo fa. Lui prende anche le api in questo modo. Questa è una cosa incredibile. Non ho mai visto fare questa cosa. Minchia, sono Tinti e Rapone. Sì. Ma non è una rondine che la fai volare così? Non posso più bere il mio crodino. Gag stranissima questa. No, è strano. Oh, bevitelo quel crodino. Che schifo. Vabbè, facciamo finta che non stia succedendo. Ma che cazzo fanno esserci le mosche a gennaio a Milano? Non lo so, te l'ho detto. Ce l'ha mandati... Un nuovo ristorante milanese. Ciao, allora, queste noi facciamo insetti flying. Allora, ragazze... È il nostro happy hour, due mosche e un crodino. Future diet, si dice che la dieta del futuro sarà fatta soltanto di proteine di insetti, ci siamo portati avanti. Benvenuto da Scittolo. Ah, vabbè, facciamo finta. Una mosca 8 euro, due mosche 27 euro. Ma è un'incula, mi state inculando chiaramente, mi state sbagliando. No, cosa stavano dicendo? No, sì, mai dire top. No, Micio era uno dei miei personaggi preferiti, fatto da Claudio Bisio. Da Claudio Bisio. Il procuratore strano, ascolto un cretino, una delle migliori battute che abbia mai sentito nella mia vita. Vabbè, possiamo dire che ci siamo formati su Mai Dire Gol, tutto quello che facciamo oggi l'abbiamo imparato da Mai Dire Gol. Bravi. Sì. Bravi. Siete gli unici qui dentro, perché l'età media è 12 anni, direi. Però forse qualcuno ha visto le repliche, perché sì. Fra l'altro non abbiamo mai fatto vedere come si tortura una mosca poverina su un tavolo. Tortura? L'hai detto tu. L'hai detto tu e di certo non ci assumeremo la responsabilità. Io le ho fatto vivere un'experience in diretta. L'abbiamo vista svolazzare. Comunque ho il nome per il personaggio che cercavate prima, quello che si attorciglia la minchia intorno alla gamba, è lui. Ed è sempre Tyler Sane. Ma che meraviglia. Altro zero sulla fattura. Non so come non ci abbiate pensato subito, però era guarda, un nome che aleggiava tipo la mosca che c'è adesso. Tipo questa mosca che veramente... Che secondo me è un topo, non è una mosca. No, ci dobbiamo chiedere infatti come va a finire questa cosa. Ma chi veramente... Ma citare Aldo, Giovanni e Giacomo, che magari due o tre li conoscevano di più. Beh, ma stavamo aspettando che venisse voi a farlo, ragazzi, dai. Infatti vi invitiamo sul palco, fate accogliete con un applauso. Grande applauso. Non ci sono Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Giola Pass Band, i nostri ospiti quest'oggi a Kashmir. Però possiamo avere sedia. Due sedie per cortesia, dove ci sediamo in mezzo. Grazie. Ciao. In mezzo, come io ho paura di te e della mosca, sinceramente. Ragazzi, non so, una mosca buon gustaia. Tra l'altro abbiamo dei testi, certo. Sì, ci hanno offerto, volete il crodino? Sì, però magari se lo stappano. Noi non abbiamo nulla. Adesso arriva tutto. Ah, grazie. Acqua avvelenata, grazie, non vediamo nulla, però è bello. Ma è liscio? Questo è liscio. È liscio, sì. Sì, questo. Vedo con piacere che lì sotto hai un libro. Allora, dunque, visto che lo hai notato, vogliamo dirlo immediatamente? No, parliamo anche da due o tre minuti. Tra due o tre minuti e poi andate a casa, giusto? Fingiamo di essere qua perché vi vogliamo bene. No, ma lo so, avevate anche altri impegni, se non sbaglio, questa sera, no? Avevamo una dolorosa prima di un film. Ah, è vero. Cose importanti da fare. Sì, ma eravate molto presi. A cena avete scambiato Sorrentino per Servillo. Ma
quella è l'età. Hai ragione. Vabbè, dai, Sorrentino e Servino, sono un binomio praticamente. Ma non avete chiesto cosa ne pensano del vostro palinsesto televisivo? No, infatti. Ah, infatti sì. Carmelo, vuoi chiedere un po' opinioni sul nostro palinsesto? Lunga srotola quella roba attorno alla coscia e usala come microfono per maestro, prego. Il parere della gente. Vado. Thor Jack. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa o scelgo io? Sai che volevo fare l'altro? Scegli tu. Tipo battaglia navale. L5. Ma infatti anche e qua adesso come cazzo la trovi L5? L5 è qua. Non lo so. È una vertebra. Esatto. La quinta lombare. Infatti dobbiamo chi sarà l'Aldo Grasso L5 dei Gen Z? Perché comunque Sarà ancora Aldo Grasso. Uno, probabile. Questa cosa ha 120 anni, credo. Dei nomi che facevate non so neanche chi cazzo sia. ma noi abbiamo un pubblico che retroattivamente si informa. Trovato qualcuno, Carmelo? Sì, c'è Leopoldo che voleva aggiungere qualcosa. Leopoldo? Ho indovinato? No. Ah, vabbè, che ne so. Pensa che ogni tanto andato vicino. Cioè, Leopoldo, tipo... questo nostro palinsesto lo avresti guardato oppure avresti messo Rete 4 più volentieri? Penso che avrei messo Rete 4, sì. Faccia cacolo. Aspetta, bello, no? Perché l'hai detto con questa vocina così antipatica? Sì, è vero, c'era del... Penso che avevi messo Rete 4. Perché senti, Emilio Fede, non è Leopoldo. Un po', caro Leopoldo, cosa non ti è piaciuta la proposta di Telelucone? Rete Italia Edo. Un nome che rimane impresso. Sì, come no. Perché hai detto, no, metto Rete 4 per vedere cosa? Non lo so perché non... Da bravo giovane non guardo la televisione. Hai 82 anni. Esatto. Ma come giovane? Ma quanti anni hai? E poi hai detto che avresti preferito Rete 4, quindi sì, vuol dire che la guardi. Perché... Leopoldo. Pensa che sia un'altra cosa, non una rete. No, secondo me infatti. No. Ma in realtà Carmelo ha visto quello più in difficoltà che sperava di non ricevere il microfono e gli ha dato il microfono. Sì, per cui è la regola cosa... antica. Beh, chiama... in compenso stai continuando la tua figura di merda. Sì, benissimo, cioè proprio... Stai reggendo perfettamente, eh. Se riesci anche a vomitare alla fine dell'ultima, è perfetto, eh. Scegliene un altro così e abbiamo fatto bingo. Ah, scherzo, dici qualcosa di buono per uscire da questa brutta impasse, vai. No, aiuto. Perfetto, vai. Grande. Ecco, adesso il vomito, è adesso. Sì, adesso è il momento, il primo conato arriva adesso. Il primo conato. Grazie Carmelo, hai trovato una persona. Sì, quella con Andrea o quello con Andrea Roncato, chi era? Ariete. Ariete, conosce, Ariete. No, dai, Giorgio la conosce. Io Ariete, so che esiste, perché Ariete. Mio figlio lo ha nominato, ma non... È una ragazza, è una cantante, è venuta anche ospite a Kashmir. Podcast è una musicista giovanissima. Grandissimo successo. Tra i giovani. La invidiamo. Io credo molto in quell'omino con la giacca bianca là sopra. Sta litigando con qualcuno adesso. Che è Carmelo. Allora, no, perché questa è la specie più pericolosa, quella che vuole dire qualcosa. Ah, allora, di solito prima la filtro. Si chiamano esseri come... umani di solito. Comunque avviso per tutti quelli che ti chiamano per dire qualcosa, dopo diano sempre la colpa a te dicendo che loro non volevano intervenire. E di solito li filtro, così, ma vi faccio capire salvano. Perché il mio ruolo sembra facile. Allora io avrei filtrato questo, ho detto per me un no, vediamo cos'era. Vai. Scusate, mamma mi ha fatto troppo egocentrico, quindi avevo bisogno di dire sta stronzata. Io da agenzia... No, goditi. Il silenzio, gustati questo momento. Il dire questa cosa. Mamma mi ha fatto troppo eccentrico. Chaplin avrebbe iniziato con una battuta del genere. Ha detto egocentrico. Egocentrico. Quello era Leopoldo. Ora sì che si ride con egocentrico. Vai, dicevi scusa. No, io dicevo che da Gen Z oggettivamente io non ho ascoltato niente che non so, è partito qualcosa su Twitter, quindi stavo guardando, mi sono imbambato di. C'era uno che faceva i TikTok di bambini giapponesi che costruivano cose, quindi non l'avevo ascoltato. Ah, dalla logopedista come va? Ma non ce n'è uno che parla normale. No, è la bravura di Carmelo. Ma nel senso, se ci buttavi due pause una consonante, riuscivo a capire qualcosa. Ma no, mi ha detto vicino che... Il del vomito di quello di prima ti ha raggiunto... No, forse... Grazie. Esergico. Ah, insomma, non hai ascoltato quindi neanche il palinsesto che abbiamo proposto. Ma non hai ascoltato nulla. Ma se girassimo le luci verso di loro, sì, invece c'è. Per il momento stanno andando bene. Ne scelgo uno sveglio. Vai. Ma è bello che ha anche pagato quello lì per entrare. Sì, certo, senza sì, guardare sì. TikTok. Ciao. Oh, inizio top. Sì. Beh, finora non ho sbagliato niente. No, per ora
Io li avrei guardati molto sì? volentieri. Ma veramente le rimosci anche tu? Ma che cazzo è? Ma dove siamo? Uno in... che ma in Provenza? Dove uno siamo? Con tutto provvisto di tutte le consonanti, non c'è in sala. No, io ho capito tutto, 25 sono, è un pubblico muto e vengono doppiati da... No, però... Me, da no, Valerio Lunzo hanno, che... No, cioè, stasera ci sono molte persone che lavorano all'Amplifon, no? Capito bene? Ci sono molti mia. Della... È sempre la stessa voce quello che parla, dai. Non lo so, però abbiamo chiamato... E sai chi è? Lui. Sempre, vai, dicevi scusa. Vai, scusaci. C'è stima, si capiva, no? No, no, ma certo. Senti, vabbè, uno dei programmi che guarderesti di questo nostro palinsesto, non ci avete dato alcuna quello della Lucarelli. Quello Lucarelli. Quello con la Lucarelli. Sì, sì, mi avrebbe fatto molto ridere. Sì, oh. Bello. Grazie. Adesso puoi toglierti la patata, torna tra noi. Minchia, sembra veramente di essere... Lo considero un punto di share questo. Sì, sì, sì. Non male, non male. Quale? Però Lucarelli ne faceva due, è stato disattento. Ah, infatti, scusa, quale? Paluzza, la sera, dove è più aggressiva o la mattina? Che sono no, stronza. Due li avevo guardati. Mentre facevi altro. Due, mentre faceva qualcos'altro, no? Ce l'avevi di sottofondo mentre facevi? Mentre lavoravo. Ah. Fai lo scultore. Con la lingua, però. Ma il doppiatore no, lui. Sì, faccio il doppiatore di Valerio Lundini. Vabbè, grazie. Grazie Carmelo, grazie per, torneremo quando volete. Grazie lo stesso. Ma sì. voi l'avreste guardato uno di questi straordinari programmi che proponiamo, o voi che avete fatto la vera grande TV, il giovane figa e la TV? A parte che noi facevamo sempre la stessa ora, cioè andavamo da dalle 10 di sera in poi, tendenzialmente. Poi. Però adesso che intro. Si sfora sempre di più, potevamo fare la mattina tranquilli. Sì. Beh, fare il giro dall'altra parte. Giro. In realtà abbiamo iniziato tipo alle 8 di sera con Mai Dire Banzai, poi pian piano siamo scivolati, siamo passati a mezzanotte col primo Mai Dire Gol, poi 10:30 tendenzialmente. E poi pensa che chi ha deciso questa cosa aveva la voce identica a loro tre. Cioè, allora vedi, poi sono quelli che fanno carriera, però. Ma che anno era Mai Dire Banzai? Non so. 89. 89. Non c'ero. Estate, no, estate 89. Io non c'ero, quindi non te lo so dire. No, c'eri. Com'era Italia 1 all'epoca? Si poteva sperimentare Italia 1, no, Italia 1 all'epoca. Si poteva sperimentare per Italia 1 è stata carina per qualche anno e adesso sì, c'era un... annoiamo a raccontarlo loro, però c'era cioè, una volta la TV era divertente, cioè c'erano anche delle cose divertenti. E soprattutto in mezzo a tanta merda. Adesso c'è tanta merda e in mezzo però a tanta merda non ci sono neanche più le cose divertenti. Poi adesso è merda economica, i chip, almeno sì. C'era, era merda di lusso anche quando c'era, perché una volta c'erano anche i soldi in televisione, si investiva. Sì, abbiamo saputo questa cosa, ce l'hanno raccontata. Sì. Siamo arrivati poco prima che voi arrivaste. Esatto, diciamo. Abbiamo beccato proprio il momento giusto. Poi i programmi duravano un po' meno, quindi cioè, non c'era il Grande Fratello che iniziava alle 8 e finiva alle 3:30. Di notte. Però succedono un sacco di belle cose, no, ne vale la pena. Immagino, ne vale abbiamo smesso perfino noi di prenderli per il culo, perché non si sa più da dove... No, anche perché dovevi partire alle 4 del mattino non a fare il programma. Non si sa più da dove prendere. Qual è stato il momento in cui avete detto, facendo Mai Dire Grande Fratello? Intervista, c'è gente bella. No, però mi c'è interessa. Gente che ti può fare questa voce con tutta una tranquillità. No, il momento in cui guardando il Grande Fratello avete detto okay, basta, da qua basta, si sono rotti il cazzo, basta. Ma in realtà è stato un evento, un ottusangolà, quella roba. No, è cambiato molto, cioè è diventato proprio una tresciata, stranamente, perché con Signorini no. mi stupisco, è lui che è così. Vero. Però stranamente, nonostante Signorini, è diventato molto trash, non c'è più... Non cioè, si punta minimamente sull'ironia. Prima qualche cretino c'era, adesso ci sono solo vicende drammatiche. Molto molto trash. E poi va detto anche quello, cioè non è che abbiamo solo detto noi, no. È anche che andando in onda veramente fino alle 2 di notte, sì, no. Fare un programma... Sì. Fare un programma come Grande Fratello che non sembra, ma 2 lire le costava, perché anche solo di visionatori eccetera, e poi andare in onda alle 2 di notte, che chi è che ti fa pubblicità un programma all'1, alle 2 di notte, cioè, per cui era anche antieconomico per l'azienda farlo. Ma Crodino peraltro sono l'unico a cui non è stato portato, però vabbè, insomma. Ma infatti perché non stai bevendo Crodino? Ma non te l'hanno chiesto? Se vuoi c'è il mio, che però sì, pare sia c'è la mosca, con la mosca è Sambuca, è il Crodino con la mosca, esatto. Ma non è una mosca, è Selvaggio Lucarelli, magari mi sbaglio. Però no, non c'è più, cioè si è scappata. Comunque così... no, ai tempi era la TV era più divertente, anche perché si poteva sperimentare, ma perché c'erano gli spazi per poter sperimentare, oltre che i soldi per poter sperimentare.
E questi spazi erano comunque dati con grande fiducia, cioè voi all'inizio vi hanno dato carta bianca, no? Anche sì. Perché poi è nato, se non sbaglio, per un buco nel palinsesto, mai dire gol, giusto? Allora, prima è stato mai dire Banzai, che è nato per un errore. Tutte queste informazioni, chi... Sì. Tutte queste informazioni. Dove le trovi? Si dà il caso che le abbia trovate. Già le luci sembrano un interrogatorio della Gestapo. Ma le ho trovate in un libro che si chiama Mai dire noi, scritto proprio, pensa, dalla Jalapas Band. Esatto, e tutto quello che non avreste voluto sapere, però invece ci sono tante cose interessanti, tipo questa, cioè tipo non che avrei esempio, pensato che... Mai dire Banzai è nato per un errore di Mediaset che ha comprato dei programmi giapponesi che poi non sapeva come si fa a fare questo errore Mediaset... però è strano perché Mediaset raramente fa errori e invece quella volta ma perché sai che ci sono queste fiere credo a Cannes in cui si comprano i programmi e cioè che tu vai lì secondo me quelli di quelli che dovevano comprare i programmi la sera prima magari hanno esagerato e sì, il giorno dopo per sbaglio Mreac hanno comprato, allora, comprato quando vai, come quando vai al Vino Forum no ma è vero così erano sì. Quelli lì che compravano i programmi i Galliani quando andava a comprare i giocatori si ubriacavano gli uni e gli altri però al Milan per anni ha funzionato bene e compravano robe a caso quindi e per cui avevano questi programmi giapponesi che non sapevano cosa fare perché erano troppo violenti per farne una cosa normale e ce li hanno dati in mano. Gori ci chiamò, Giorgio Gori, che allora non era un sindaco ma era un direttore di rete, e ci chiese lavoro lo stesso ci fece vedere questi programmi ho saputo sì. Pensa con l'algoritmo di Netflix oggi fare una cosa del genere, allora mandiamo un editor di Mediaset a ubriacarsi a Cannes, prende i giochi dei giapponesi vengono torturati per ore e li facciamo perché commentare perché loro. No, esatto, perché erano due programmi diversi, li abbiamo mischiati noi sì. E uno era condotto da Takeshi Kitano ma era atroce, uno dei due programmi era veramente violento. Takeshi quello che scrive pezzi per Ariete, lo sapevi? Sì, lo so bene. Uno dei due era molto, molto violento, l'altro sì. Era più comico, era quello con Takeshi. Uno si chiama Endurance, che era proprio delle torture vere e proprie, mentre l'altro era un po' un giochi senza frontiere. E si chiamava Me contro te, l'altro. L'altro l'hanno replicato per 28 anni su qualche canale via satellite, commentato mai... da chiunque. No, non ce l'hanno mai proposto. No. Diamo una buona parola noi, così non lo farete mai sicuro. Benissimo, lo teniamo presente. Quindi lo continuano a fare, quello lì. Sì. Ma no, secondo me sono sempre le stesse che replicavano. Sempre le stesse. Lil Greg, Triomedusa, anche qualcun altro, mi ricordo. Ho la sensazione una volta di aver fatto il provino per doppiare questa cosa che voi state dicendo insieme a Francesco De Carlo, poi ci hai sentito farlo? No, quindi pensa quanto siamo stati bravi. Però commentare perché non volevano la versione romana perché l'aveva già fatta è... Gragelillo sì. Quella romana quindi no, forse, infatti è vero forse quello. Quello. Forse certo quello. Non è neanche facile commentare sì. Un giapponese in sella uno struzzo che poi cade, si inciampa, si caga addosso, cioè insomma, ci vuole comunque una Si caga, dipende se si caga addosso lo struzzo o quello era più il giapponese questo evidentemente disse la mente che ha prodotto Andrea Roncato e Ariete esatto nella stessa stanza mi faceva ridere quella cosa lì ragazzi, solo a me, però insomma come spesso poi accade. E quindi poi dopo Mai dire Banzai come si arriva a Mai dire gol? Però si arriva l'anno dopo, perché dopo Mai dire Banzai, che andò, fu un discreto successo, non fece epoca, però ci fece conoscere come voce, noi l'anno dopo facemmo eravamo famosi tipo Ariete dopo Mai dire Banzai perché in realtà noi lasciamo in radio. Infatti a Milano ci hanno proposto un programma con Andrea Roncato questo però è veramente Andrea Roncato ha mai partecipato a Mai dire gol? No, per fortuna no, in realtà nel libro sento che ti trattieni sempre molto nei commenti sì, no. Però Gigi sì. Gigi no, ma noi forse non so se l'abbiamo scritto nel libro, noi una delle prime cose che abbiamo fatto come autori, vero, perché noi abbiamo iniziato come autori abbiamo iniziato a radio, una televisione che Bar Sport, poi ci hanno chiamato a Mediaset dopo che abbiamo fatto i primi. Mi sta venendo la voce del primo poi. È vero. E questa è la carbonara che abbiamo fatto mangiare. Sì, abbiamo mangiato sì, una mangiato roba da denuncia da Gigi il troione siamo andati. Vabbè, insomma, la faccio magari, breve. Che almeno ci sarebbe stato un troione, invece c'erano solo dei quarti. C'era solo del cibo che è un ristorante, dici. Sì. Una maglia comunque della Lazio. Abbiamo iniziato come autori abbiamo fatto drive-in. È una maglia della Lazio, però gli è uscito tutto storto la frase. È l'imitazione che mi fai sempre. Ah, ti sei autoimitato. Aveva una cannuccia direttamente alla botte di vino. Non... Poi è arrivata la promozione per avere un programma vostro. Dopo, no, poi abbiamo fatto autori appunto drive-in Emilio, abbiamo fatto, e nel frattempo abbiamo fatto nel 90 i mondiali in radio. Mm-hmm.
E da lì, cioè, Gori gli è venuta l'idea, avevano dopo Pressing, che è la trasmissione del calcio, la domenica sportiva di Italia 1, finiva a mezzanotte, avevano mezz'ora buca e ci propose: perché non fate un programma ironico sul calcio? Che però non si poteva fare, perché prendere per il culo il calcio era la massima. No, non è che non si, cioè, nessuno era hubris. I Rai non volevano che si prendesse per il culo il calcio, non c'era ancora l'abitudine. Poi invece negli ultimi anni chi guarda un po' di calcio, i Lisci, queste robe qui, ormai si vedono. Una volta era quasi un tabù. Noi nel 90 facevamo dire gol, nell'89 avevamo proposto una cosa simile ai Rai, ci dissero non si scherza sul calcio. Invece Italia 1, ecco, a proposito di sperimentare... ma lì era Silvio direttamente che aveva un po' di grandi vedute? No, Silvio l'abbiamo visto 3 volte. Sì. E com'è andata quelle Silvio 3 volte? C'era ancora, c'era ancora. Non è... Ora è siamo curiosi. I pulmini carichi di troie dietro. Ah, ok, quindi... A Milano, applauso sulla cosa. No, no, ma... Beh... Insomma... No, l'abbiamo incrociato. Abbiamo tentato di fare delle battute, ma secondo me aveva nello sguardo la fissità tipica. E un film dice questa cosa, andate a cercarmelo. Va bene. Dell'ottuso, comunque. Però era bello quello... No, lui in quegli anni si occupava più della TV, delle prime serate. Noi non avevamo ancora bevuto l'amaro calice. Però sì, l'abbiamo incrociato una sera. Ci ha invitato in villa... Ah, io gli ho quella detto, villa. Sì, no, dobbiamo vederci in villa perché stiamo cominciando ad avere successo. Sì, venite in Ghepiera, ha detto, non so dirti il motivo. No, io gli ho detto, vabbè, portiamo il gelato, gli ho chiesto. E tu cos'è che gli hai detto? Perché poi non ci ha più chiamato? Che sapevo che il cuoco era interista. Ah sì, che il cuoco era interista, lì ha avuto una piega amara e poi non ci ha mai più invitato. E non vi ha più visto a quel punto, no. Se no potevamo essere lì a fare la pole dance insieme a Maristel Polanco. No, è andata lì una volta mia nipote. Poi lui ha detto che era suo nipote. Non ho capito. Adesso non stia lì a ricordare. Altra battuta di satira, così la mettiamo sotto la tavola. E sono già 3. Ragazzi. 4? Sì. Devo aver perso la terza. Era indimenticabile. Sta diventando un pezzo. Sì. Portino. Pezzo tutto di satira, tutte battute così. Crozza 2011 a Sanremo. Ah, certo. Era un modo per collegarmi ai grandi comici con cui avete collaborato. Ti è piaciuto il collegamento? Molto. Mi è piaciuto. Solo a te. Credo che stia per arrivare il Pulitzer per questo collegamento. Pelle d'oca. No, guarda. Che tu prima hai detto perché avete citato Aldo Giovanni e Giacomo e tutto, però noi siamo dei conosciuti. Io ho detto Micio, Claudio Bisio. Beh, perché Micio, io puntavo a Micio, faceva molto ridere. Al top del top del top di quello che ogni settimana proponevate, ogni settimana. Scritto da Walter Fontana, Micio. Uno dei più grandi autori, il più grande autore e fra l'altro anticipando perché allora gli agenti dei calciatori non erano come adesso che rilasciano interviste ogni 2 secondi. Sì, era un proto Mino Raiola, se vuoi. Bellissimo, però vestito meglio. Sì. Parlandone da vivo. Beh, Luca ha respirato a Franchino Tuzio, il manager, certo, di Nicola. No. Sì. Però era un incrocio tra Moggi e un Raiola che ancora non esisteva. Diciamo, e uno che porta il crodino, un incrocio. Sì. Il mio ancora. Vabbè. Gadano, portiamo sto crodino. Lo sta preparando. Sto scherzando. Tanto non lo bevo, lo lascio lì con la mosca. Guarda il suo con la mosca. È andato a cogliere gli aromi. Non è uno scherzo, non so se lo vedete. No, c'è una mosca che sta gradendo il... Se la sta sciroppando tutto il crodino, dai. C'è una Maurizio Mosca. Ed è già la quinta di Sade. Marco ha sentito che ha fatto... Beh. No, Maurizio Mosca. Mi ha ucciso questa cosa. A noi dobbiamo tantissimo Maurizio Mosca. Volevo bene a Maurizio Mosca. Ci ha fornito tanto di quel materiale. Certo, immagino. C'è qualcuno che si è mai offeso? Tu, molti sì. Tutti. Se tu avessi letto il libro, avresti saputo. No, sì, qualcuno mi ricordo. Trapattoni. Trapattoni per categorie si offendevano più facilmente. I giocatori erano... Strano che Trapattoni si sia offeso, perché l'avete sempre trattato così sì, bene. Sì, molto, con i guanti, sì. No, in realtà gli allenatori e i presidenti si offendevano perché... minavi un attimo il fatto che loro dovevano comandare, li prendevi per il culo e venivano magari presi per il culo dei giocatori. I giocatori in realtà oggi tocca a me e domani tocca all'altro, quindi ridevano, si prendevano per il culo fra di loro, cosa che all'inizio non avremmo neanche pensato. Sì, pensavamo che sarebbero incazzati, il calcio invece non erano contenti. Pensavamo ci avrebbero ucciso.
E invece arrivano, venivano anche sì, e poi il fatto di sdrammatizzare il calcio tornava anche a loro, perché poi alla fine la pressione del vabbè, poi tu sei di Roma, vabbè, te però non interessa, a te il calcio non... no io sono romanista, sì. Sì, non sono malato come questa persona qui, come il mio compare. Vabbè, che a Roma siete malati più a Roma, che a sì, c'è una grave lui è malato di Roma e di Lazio, no, no, no. So io di cosa è malato, è lui malato di cosa, no. Anche di quella roba lì, quattro lettere, però vabbè. Di letteratura, come no, certo. Guarda, lui gli togli Dostoevskij, guarda, diventa scemo Luca Ravenna. Non posso sentire parlare di Tolstoi, quel coglione. Guarda, gli togli le poesie di Mario Soldati, ti fa un casino Luca Ravenna. C'è la maglia Soldati, come nessuno, no, cioè... esatto, come quella di Tahir. Ma scrive poesie Mario Soldati, si assicuri? Non stare ad indagare questa è la parte che taglieremo, eh? Perché noi qualcosa la tagliamo, tipo queste parti qui. Ah, ma questo vi succedeva ogni tanto quando... Che cosa? Quando stavate il 100% di scena. No, quando eravate voi tre a fare, ok, scrivere i testi per voi, però commentando anche Takeshi's Castle, così, cioè di bruciarvi le battute, vi stoppavate, ridevate troppo insieme? No, quello che bruciarci le battute, magari qualche volta se uno la dà, magari ci arriva prima uno dell'altro, ecco quello succedeva. No, ogni tanto succedeva che magari rifacevano dei pezzi e ti accorgevi che la roba che avevi detto te prima la diceva il signor Carlo solitamente. No, sto scherzando perché non c'è. Che un altro dei tre la diceva, però non te ne fregava un cazzo, nel senso che sì, l'importante era far ridere. Il signor Carlo dov'è? Signor Carlo è morto da anni, come Brezhnev. È come Brezhnev. Lo tengono in vita con delle flebo di Ravanelli e Sedano. No, è nel suo chiamiamolo buon ritiro. Nel suo buon ritiro, sì. Contento lui, vive a Camogli, non esce da lì praticamente per sì, con ciba di muschi e licheni, però insomma è contento così. È il mio ideale di vita, ecco, cioè, sì, non posso imparare dal mosca, signor Carlo. Anziché fare come ha fatto lui, prenderla e lanciarla, è la mosca che lancia lui. Comunque vabbè, vai, Carmelo. Io voglio far parlare una ragazza, non so cosa voglia dire, però È educata come domanda, quindi puoi dire dirla? R. Okay. Ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha, ce l'ha. Brava. No, le femmine sono provviste di R. Allora mi siedo. Ciao. Ciao. Dato che voi siete un po' i miti di qualcuno, per esempio di Luca Edo, quali sono invece i vostri di miti, se ne avete, insomma, che vi ispirano un po', che vi fanno ridere, qualcuno che vi piace guardare? Ma ha chiesto a noi o a voi? No, a voi. Che la domanda fosse per ha voi. Ha chiesto a noi. Beh, noi ci abbiamo lavorato con quelli che ci piacevano, tendenzialmente. No, poi sono quelli precedenti. Alcuni no, tipo Totò. Vabbè. Tipo Troisi, a me sono sempre piaciuti. I miei preferiti. A Troisi è partito proprio l'applauso. No, era Totò, era Totò. Era Totò. Perché sei un po' in ritardo, arrivano su quello dopo. No, Totò. Beh, ce ne sono tanti. Molti altri ci abbiamo lavorato invece, giustamente. Sì, con tanti ci abbiamo lavorato, abbiamo avuto la fortuna di lavorare. Tipo, quando abbiamo iniziato a Milano, un idolo di quasi tutti era Paolo Rossi, ad esempio. Paolo Rossi, e siamo riusciti a lavorare anche con lui, anche ogni tanto è venuto a trovarci. Io avevo un Cicrodino come idolo, ma non sono riuscito a... Io spero ci paghino di più per questa puntata, per le volte in cui stiamo nominando. Visto che c'è una tariffa, va. Sì, Robby da cachet. Sì, non ti preoccupare, poi parli con Cecilia. A lui e alla mosca dovete dare il cachet. La mosca ha portato giù in realtà un pochino la guarda. Poi molti altri ci abbiamo veramente lavorato, nel senso che alcuni sono comunque diventati famosi in quegli anni. Alcuni hanno iniziato a fare televisione, Bisio, Joelle Dix... con noi, quindi siamo cresciuti insieme. La prima stagione di Mai Dire Gol era il 91? Allora, non lo so, 90-91 e 91-92 era una trasmissione solo di filmati. Soprattutto nella seconda stagione ogni tanto veniva in voce Teo Teoccoli, faceva più pericoli e li commentava insieme a noi, soprattutto se non sbaglio quando non c'era Marco, perché Marco ha avuto grossi problemi a una gamba e la poi... mandavano in replica a Chernobyl, ma era troppo presto perché evidentemente l'ha persa, perché qualche anno prima l'avrebbe visto. E invece è diventata una versione con i comici nel 92-93 con Teo e Jenny Gnocchi il primo anno. Poi io ho trovato un ragazzo che vi seguiva, Crodino, mi ricordo. Che cosa? Avevamo come sponsor Crodino anche voi all'epoca. Ho trovato un ragazzo che vi seguiva e quindi ci teneva a provare a interagire con voi. Ma io semplicemente un grande saluto alla Jalappas, che veramente, insomma, li ho seguiti sempre un po' intermittenza, ma grandissimi.
Che stavi facendo quando le seguivi, scusa? Tra l'altro, sempre un po' intermittenza. Eri accesso, cos'era che te... Però scusate, adesso lo state insultando, sì. Sarà un caso a tutte le R al suo è posto. Vero, è vero. E ci seguiva. Beh, il famoso sempre un po' intermittenza. Il famoso zapping, e comunque anche perché andavate troppo tardi, insomma, ci stavo e non ci stavo. Insomma. Ma che modo è di fare un complimento? Che modo è? È un mezzo, però se guarda, c'è molto un po' di fede anche non ci sta. Però mi ricordo tantissimo. Un po' bianco, un po' nero, giusto? Bello questo modo. Da domani parlo così anch'io. Ho un po' fame, ma anche no. Beh, mi piace molto, grazie. Mi ricordo tantissimo il cittadino Cacioppo, come lo prendevate in giro, bellissimo. E vabbè, poi tutta la storia con... Bellissimo, ma anche no, dovevi dire. Ma anche meno. E vabbè, poi insomma tutto il vabbè, Fabio De Luigi, la sigla finale, quella lì impazzivo perché era l'unica cosa che guardavi. Oh, è finito mai dire, vai, ora posso tornare vabbè, a guardare adesso a intermittenza. Qual è il vostro personaggio preferito che ha fatto De Luigi? Di De Luigi, quello che vi faceva più ridere. Lucarelli. Lucarelli, non so dove vuoi andare tu. Non era il pagliaccio Baraldi. Sergio Baraldi non era per tutti, perché... No, però devo dire che il pagliaccio Baraldi mi faceva molto ridere, ma la cosa che mi faceva ancora più ridere è che ogni volta che dovevamo fare il pagliaccio Baraldi, Fabio De Luigi impazziva perché non voleva farlo, perché lo vestivamo come un cretino, e appena scendeva in studio con gli scarponi da pagliaccio lo prendevamo per il culo, e quindi lui arrivava già adirato, e quindi questa cosa ci faceva molto ridere. Spieghiamo per chi non conoscesse: il pagliaccio Baraldi era Luigi che interpretava un pagliaccio cardiopatico che però era sempre pieno di vita, come tutti, era chiaramente ispirato a Sbirulino, che lo faceva Sandra Mondaini a 75 anni, e quindi c'era venuto in mente questa roba che poteva morire da un momento all'altro mentre fumava, esatto, poi fumava quando turco, fumava Sandra. E infatti lui diceva, allora, bambini, no, e poi c'era nel primo taglio il medico diceva: mi raccomando, lei faccia tutto quello che vuole, ma non dica mai ciao bambini, perché sennò il cuore ne potrebbe risentire. Infatti ogni sketch finiva con lui che diceva ciao bambini e gli pigliava e un coccolone. Beh, poi ricordiamo Lucarelli, anche uno dei nostri preferiti. Lucarelli è vabbè, l'ingegner cane, ma facciamo molto ridere l'ingegner mille. Qualcuno su YouTube me l'hanno visto. A me faceva ridere anche molto Calderoli, che cercava di dare una riverniciata di cultura alla Lega. È vero, sì, che voleva portare di cinema, la cultura in Lega. Del Pontorno, perché parlava di pittura, per far vedere che la Lega non erano solo delle bestie razziste, ma che... E che conoscevano il Pontorno. Sì, sì, un po' come io conosco le poesie di Mario Soldati. Esatto. Comunque, esatto. Guastardo. Che diceva i cinque elementi: acqua, terra, aria, fuoco e Kashmir. Questa è una non a caso, anche quello da Walter Fontana. Che ci raccontò anche una roba che andrebbe fatta raccontare da Walter Fontana, questa, dell'ispirazione. Guastardo è un personaggio quasi reale, infatti lui l'aveva visto su un... aveva trovato un blog di un aristocratico che sì, scrive. L'aveva visto su una rivista, credo, tipo una specie di Franco Maria Ricci dei poveri, e aveva visto questo qua che si vantava di fare una vita d'altri tempi. Parlava della tauromachia come sua passione. Sì, della tauromachia. Pensa che oggi c'è gente che la fa e diventa famosa e balla sugli yacht e dà milioni di visualizzazioni. Chi l'avrebbe mai detto? Altra battuta di satira, esatto. Questa. Siamo qua infatti, Voi mi avete dato una sedia che si sta smontando. Lo però sapete, almeno hai bevuto il tuo crodino. Quella buona gliela forse abbiamo data a Carlo. Fatto cambio volentieri. La mia è perfetta, ma alla devo sete. Tenerla qua, perché veramente sennò si apre e va giù. Vabbè, chi se in questo frega. Momento in Liguria il signor Carlo è seduto su una sedia comodissima. Il signor Carlo sta dormendo in Liguria. Avevo anche provato a pensare adesso magari lo chiamiamo, però dici sta dormendo. Certo, ti richiamo. Prova. Bene, prova. Ti risponde con la voce del primo lì. Ma c'è qualcuno con cui lavoravate che a un certo punto diceva: ragazzi, mi state prendendo troppo in giro, non ce la faccio più? Qualche comico che a un certo punto ha ceduto emotivamente? No, ogni tanto mai. Qualche crisi isterica c'era, ma non per questo. No, anzi, perché noi abbiamo iniziato dal primo giorno, per cui cioè, se uno fosse stato permaloso non avrebbe potuto lavorare con noi. Però mi ricordo un'intervista di De Luigi che ha detto: sono tre adorabili teste di cazzo. Beh, ma quello è un vanto per noi,
Sai, ti do il suo segreto. Spesso nelle trasmissioni i capi autore, comunque il mio, che bevo molti crodini, tu non so, dillo. Io ti ringrazio per questa cosa. Lo so, ci pagheranno molto di più. I bonifici che arrivano proprio. Registra tutto. Sì, sì. Perché non mi fate sponsorizzare una ditta di sedie che magari le danno? Ma forse abbiamo un'altra sedia per Giorgio. Sì, magari. Si è andato sempre Gaetano a recuperare. Che però è quella che mi ha portato questa, quindi non so come ti affidare. Non ti preoccupare adesso. No, noi avevamo un difetto, ma credo anche che alla fine è diventato un pregio. Noi eravamo molto diretti quando dovevamo parlare anche con i comici, se c'erano problemi o cose. No? Cioè, se una roba non funzionava, diciamo, sta roba non funziona, ad esempio. E magari facevamo cercando la soluzione migliore. Mentre in altri gruppi di lavoro, o trovano i capi trovano un altro autore e gli fanno fare la parte dello stronzo, mm-hmm. così poi invece il capo autore dice no vabbè ma è lui che fa così, cioè insomma cercano di, però tanto non ti mandano di uscirne sempre bene, oppure sono gli altri che invece non dicono niente al comico, continuano a non far funzionare una cosa e dopo un po' non lo richiamano più. Ci sono questi altri due tipi invece di scuola. Voi proprio vi assumevate la responsabilità di essere degli stronzi, ma per il bene della trasmissione e anche del comico, che noi li abbiamo difesi sempre la follia ai comici, no, degli stronzi. Dire, secondo me è giusto dire sempre la verità, infatti sì. Io ormai non vado quasi più a prime cinematografiche, o se vado vado nascosto perché mi schivano come la peste. Persino stasera dovevi andare una prima. Mi ricordo un episodio che non c'è nel film, che sono andato a vedere un film di Ale Franz il primo film, credo, sì, forse il primo o il secondo, adesso non mi ricordo, e mi ha detto oh mi raccomando dopo vengo a chiederti cosa ne pensi, quindi io l'ho guardato con grande attenzione e mi ha fatto cagare il film. Era il primo. E ne stavo parlando con Claudio Bisio che stava dicendo ma è una merda sto film con questo tono, arriva Ale e ci guarda e io dico la verità, quello che penso, dico guarda voi due bravissimi, il film è una merda insopportabile e lui mi guarda come per dire ma sei una testa di cazzo. Lui Ale o lui Claudio? No, lui Ale mi guarda, sei una testa di cazzo, e fra l'altro non ti daranno il crodino quella sera perché già c'era la vendetta, e poi guarda verso Claudio e Claudio gli fa bellissimo e cioè, quindi Ale se ne va guardandomi con odio a me e io mi giro verso Claudio e dico ma sei una merda umana, ma due secondi fa dicevi che era un film di merda e mi ha risposto così e mi ha ucciso. Beh, ma ieri ho premiato Mike Buongiorno ai Telegatti, secondo te adesso dico la verità. E devo dire che come risposta aveva ragione lui, Questo non c'è nel libro. Però e anche altri così ne ho fatti tanti, ho litigato con Linus che per 4 anni non mi ha rivolto la parola. Cos'era perché ho successo? Detto quello che pensavo di quello che per il suo programma che aveva portato dalla radio in TV. Mi hanno chiamato subito dopo, perché io lavoravo a Radio DJ in quegli anni, Albertino e Linus, e ho detto cosa pensavo del programma. Albertino mi ha detto, secondo me hai ragione, Linus mi ha tolto il saluto per 4 anni. Beh, belle parole di... Vabbè, ma guarda che secondo me è meglio, perché un domani loro sanno che tu gli dirai sempre la verità, che non gli dirai delle robe per leccare il culo, per far finta. Ma per esempio ci sono sketch che avete girato 30 volte? No, tutti no. Però. Diciamo che c'erano comici con cui era più facile fare la buona la prima. Tipo, chi comici... era che andava subito bene? Paola Cortellesi credo non abbia, credo abbia rifatto uno sketch in 6 anni, però. Sì, Paola era una macchina. Adesso vediamo. Paola Cortellesi è quella che dice, è presente la dicitura finale del... I trippi. Delle medicine quando diamo velocissima, sì, ricordo, sì. Lei lo faceva senza velocizzare con la voce sua, vero, buona la prima, che è incredibile perché di solito quelle cose vedete nella pubblicità, quella roba velocizza Automiric, lo fanno a velocità normale i doppiatori e poi viene velocizzato, lei la faceva con la sua voce invece alla fine senza di uno sbagliare mai, è l'ultima cosa dopo aver certi. Vabbè, non c'è no, lei era una macchina. Teo è uno con cui rifacevi poco, ma perché non si partiva da un testo scritto che... Teo Teocoli. Lo conoscete Teo Teocoli? Allora. Ma allora qualcosa avete visto, non fate finta di avere 12 anni tu tutti. Antenna Chernobyl facevano delle... È vero perché li mandavano in... Sì. Teo non li rifaceva, o magari li faceva qualche volta, ma poco, ma per un altro motivo. Lui si partiva da un testo scritto molto preciso che scriveva insieme a Massimo Venier, che Massimo Venier veniva da, che era il nostro coautore, che poi è diventato il regista di film di Benissimo, anni. Abbiamo lavorato a quelli che calcolano Massimo. Ce lo con la voce di Cacco, perché lui è abbastanza bravo a fare imitazioni, perfetto. Poi andavamo in scena e Teo di quel testo si ricordava il 20-30%. Per il resto era improvvisazione pura,
noi lo conoscevamo, quindi cercavamo di riportarlo nel testo, a volte riuscendo, a volte no, però il risultato spesso era divertente. Però non puoi dire che rifacevi uno sketch, perché se lo rifacevi diventava una cosa come ancora più, cioè, ancora il 30% diventava 15% o il 40%, e i minuti da 9 diventavano 15%. E la cravatta che friccica, com'è nata invece? Vabbè, quella è una cagata, un trucco che potete... No, sì, me lo immagino. Beh, perché però succedeva al 90° minuto, era al 90° minuto che il programma, che, vabbè, c'è ancora adesso, credo. Sì, 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 sì. Gli inviati di allora, immagino, avevano il chroma key, ma spesso sbagliavano a mettersi le robe e friggevano, si vedeva sotto, quindi era un po' una citazione di quel programma. E noi gli abbiamo messo il Golfo di Napoli dietro, perché era... Perché era di Napoli. Chi erano i vostri avversari sulla Rai? Mondo Dandini, diciamo. Ma non erano, le percepivate, no, come però, avversari oppure... No, con la Dandini, allora, non andando in onda lo stesso giorno, eravamo molto più amici noi della Dandini che voi di Tintoria, diciamo così. Su questo non c'è alcun dubbio, guarda. Per cui, anzi... Se, ma scusate, questa non è Tintoria. No. Guarda, cazzo, mi fa piacere, scusate, che citate questa cosa che non causerà nessuna reazione nei commenti. Io so che ti fai il bagno nel Crodino, per esempio. E per cui noi eravamo amici, anzi Serena è venuta un paio di volte nella nostra trasmissione anche con Rado, e per cui noi eravamo in ottimi rapporti. Noi abbiamo avuto qualche anno di frizione con Chiambretti, perché lo hanno messo un paio di volte con Laureato contro di noi e prese, no, anzi no, il secondo anno di Laureato lo misero contro di noi e prese delle mazzate e non gli fece piacere, fece qualche dichiarazione non proprio carina. E vi parlate adesso? Però quando l'abbiamo incontrato, ma... col mio proverbiale savoir-faire, abbiamo messo tutto a posto. Ti sono sicuro che avrai risolto la situazione. Cioè siamo grandi amici adesso, infatti è qui fuori che scola dei crodini che siamo picchiati all'altro. Però c'era spazio per tutti in quegli anni, cioè c'era tanto, se ci pensi, cioè in TV c'era tanta satira, comunque c'era Chiambretti, c'eravamo noi, c'era Serena. Poi a un certo punto è scomparsa tutta, quindi come mai è scomparsa? Quando però scrivono, ah, ma tutti i comici sono passati da voi, abbiamo avuto anche la fortuna in qualche modo che per un paio d'anni non c'era niente da nessuna parte, Rai, quindi, soprattutto qui, esatto, quindi per forza dovevano passare da noi dei comici se volevano lavorare in televisione, perché una volta esisteva la televisione, non c'erano sti cazzi i podcast di merda. Sì no, ci capisco con rispetto, con grande saremo rispetto molto felici di tornare a fare la televisione di quando la facevate voi, senz'altro. Però come mai a un certo punto è scomparsa la satira dalla televisione? Cioè c'è un motivo, perché io non so, io dico sempre che la censura secondo me è un non problema in Italia, cioè generalmente chi dice siamo stati censurati non è, guarda, il problema è molto più semplice. Invece... il problema è molto più semplice, i problemi di satira sono sempre andati in onda in seconda serata tendenzialmente. È difficile, l'unico adesso è Crozza che fa un programma, anche Zorro, sì, però sai, sono televisioni che possono fare il 3-4% di share, fino a qualche anno fa in TV che non esistevano, che è quella che andremo a fare noi fra poco. Sì, tanto noi faremo un programma su una di queste televisioni potendo trionfalmente fare il 3-4%. Ma quando c'erano solo Rai e Mediaset, tu i programmi devi fare prima serata, devi fare il 10-12% ai tempi, cioè se non facevi meno il 10% eri uno stronzo. Adesso se fai il 10% ti portano in trionfo in moltissime reti. E quindi tendenzialmente la satira è nata in seconda serata, cioè sulla testa, noi, perfino Zelig è nato in seconda serata, e solo che dall'inizio degli anni 2000, per colpa della guerra tra Striscia la Notizia e i pacchi, che cominciavano a fare grande successo e uno superava l'altro, hanno non si vogliono bene? No, credo di no. Guerra di ascolti, credo. Una volta finivano alle 9:05, è cominciato a finire alle 9:06, 9:07, 9:08, 9:30. Adesso, una volta la prima serata iniziava alle 20:40, 20:50, ma i diregoli prima andavano dalla 10:40, 10:45. Tutto questo ha fatto sì, e in più i programmi per la serata non duravano 3 ore e mezza come adesso, perché adesso si tende a durare oltre la mezzanotte, escluso il Grande Fratello che fa fanno cose così belle, fino a quando vale la pena che durano così tanto long. Ma perché? Perché più vai avanti nella notte più si alza lo share, perché chiaramente più gente più va, vedi, c'è più meno rimani, concorrenza, certo, e tutto quanto. Quindi da un lato si inizia più tardi la prima serata, in più i programmi durano più tardi, quindi non c'è più la seconda serata, che era il posto classico per i programmi di satira. E forse è più veloce fare magari delle cose di satira estemporanee mandandole appunto sui social che starà a fare un casino per... ci sono poche trasmissioni che prevedono l'unica satira. Che le possono fare sono quelle che hanno dei ascolti piccoli, quindi Zorro, se vuoi, sulla 7, che può si può permettere di fare il 4-5%,
o Crozza, che dopo anni e anni e anni è arrivato anche lui a fare ascolti simili, forse anche un pelino più alti, su prima sulla 7 e sul 9, ma altrimenti gli spazi sono pochi. Ma non credo che ci sia una censura, c'è stata a un certo, beh, a un certo, noi un anno venne a lavorare a Mediaset Santore la Dandini. Infatti questa cosa è la roba assurda, che in quegli anni alla Rai c'era il governo D'Alema che licenzia, perché Santoro non è mai stato amato da D'Alema. La Dandini non so perché, adesso non mi ricordo, però addirittura ci fu una mezza, perché poi parla sempre di ditto bulgaro su Luttazzi, sì, sì. Biagio, cioè, però la Dandini e Santoro vennero a Mediaset perché alla Rai non li faceva lavorare durante il governo D'Alema, parlo del 2000 mi pare, una cosa del genere, 98. Sì, era 98. Poi adesso cosa ci sarebbe da sapere già. Però tendenzialmente non lo so, con i governi tecnici è la difficile. La benzina non costa un cazzo. Beh, cioè, poi secondo me la crisi della satira è stata anche quando sono arrivati i governi tecnici. Certo, perché quella non aiuta su Berlusconi, non, cioè, sì. No, beh, però adesso ci sarebbe dell'argomento, sì. Adesso sì, però forse non c'è neanche gusto. Tu vedi l'occhio adesso pallato e un po' di roba, no, beh, che viene in mente. La fa Crozza, l'unico la che la fa è Crozza. Devi fare sì sui social, solo così. Non c'è altro modo. Ma volevo chiederti, ma è vero che tu chiamavi Miguel Bosè prima della diretta sempre? Sì, è vero. Per cambiare. Ma perché chiamavi Miguel? Come che ti veniva di chiamare Miguel Bosè? No, vabbè, chiamavo Miguel Bosè perché, siccome, come avrete capito, sono una testa di cazzo. E noi avevamo pensato, quando abbiamo fatto il nostro film, di affidare a lui il ruolo del killer, che poi ha fatto Gigio Alberti, peraltro molto bene. E in qualche modo ci mettemmo in contatto con lui, ma parlammo con un agente che all'inizio disse sì, leggo volentieri il copione, eccetera, così. Dopo un po' di tempo, dopo aver letto il copione, dopo aver letto il copione, cercavamo di chiamarlo, non ci rispondeva mai. A un certo punto stizzito l'agente, quindi avevamo il numero direttamente di casa di Miguel Bosè, questo agente o stizzito disse no, Miguel non lo vuol fare perché la pellicola non tiene respiro internazionale. E grazie al cazzo, cioè, figurati. Secondo te un filosofo deve avere respiro internazionale? Figurati se a me non giravano i coglioni. E sapendolo a casa, perché si era fatto male, per caricarci prima delle puntate dicevo ragazzi chiamo Miguel un attimo, chiamavo Bosè, e quando sentivo pronto stavo lì un po' in silenzio, poi mettevo giù il telefono. E questo è durato mesi, hai capito questo? Non so se nella fiction di... Sai che hanno fatto una serie TV sulla vita di Miguel Bosè, non so se su Paramount... No, non l'ho vista. Sì, no, su Paramount o su Disney. Cioè, la vita di Miguel, sì, Bosè. Non so se questi episodi sono forse citati. Ogni tanto dicevo respiro internazionale, ma adesso lo ricordo. Anche perché gli arrivano queste telefonate mute da Milano. Esatto. Lui che diceva non voglio fare... pagava Berlusconi perché... Allora, c'erano ancora le interurbane. Io non farò mai todos los hombres del deficiente. Esatto. No, e poi non solo, e poi facemmo fare da Fabio De Luigi un'imitazione di Miguel Bosè quando fece Operazione Trionfo. Ah, certo. Perché quindi lui... odiavo proprio tutto il gruppo nostro. Cioè voleva ucciderci, credo. Altra cosa di Fabio De Luigi che imitava invece Michael Bublé che vomitava. Perché era un po' in carne Michael Bublé, per quella gag è che lui mentre cantava aveva nascosto gli spaghetti nel trombone e mangiava di nascosto. Siccome era lievemente sovrappeso, cosa che oggi non si potrebbe fare forse. Era un po' bulimico, sì. E quindi lui mentre cantava mangiava e poi vomitava Sempre allora, nel trombone. Vedi, io invece nella mia testa era successo che non aveva anche vomitato a un concerto Michael Bublé, oppure era solo perché mangiava? No, secondo me perché mangiava, può darsi anche. Forse a me sembrava semplicemente che, perché passava per un belloccio lui, sì, però sì, aveva quei 4-5 kg di troppo. Ragazzi, ma sapete che questo crodino trasparente è buonissimo? Guarda, è buono. Io mi sono appena bevuto una sorsata di mosca che non so veramente che cazzo c'era, adesso sono allucinato, però speriamo bene. Non si può vedere se Bublé ha vomitato, dai, tanto con i telefonini ci mettete un secondo. Cercate, sì, Michael Bublé se che vomita. Se Bublé ha vomitato, esatto, durante un concerto. Forse sia su Wikipedia. Chiediamo a Carmelo di leggerlo insieme a qualcuno. Se Carmelo se non c'è più, No, credo che Carmelo sia ancora fra noi. Secondo me sta chiamando Miguel Bosè, però magari mi va. Abbiamo ancora il numero, se vuoi. Carmelo, prova a cercare questa notizia. Sto cercando, ma già ma so che non è... Ma poi ogni settimana era sempre più inquieto nel rispondere, si capiva che... Io credo più a me che a Google. Ma lo chiamavate da privato o con il numero? No, da un numero che non appariva, perché era il numero del centralino. Quindi da privato. Sì, sì, da privato. Ai tempi si poteva. Michael Bublé non ha vomitato. Perfetto.
benissimo, no, sta bene, mio fazzo ricordo. Sta bene. Un po' di servizio. Però ho fatto una ricerca al contrario. Quale cantante famoso ha vomitato durante un concerto? È Justin Bieber. Justin Bieber. Che tra l'altro Bieber sembra un personaggio di Fabio De Luigi, proprio Justin Bieber direttamente. Grazie Carmelo. Okay, vai Carmelo, prego. Sorpresa, chiedi una cosa al volo. Vai, ce l'ho. Senza girare. Dove ma sei? Ma vomitato perché puoi fare il ritorno in cuffia delle sue canzoni. Per me. Satira 7, se eccoci. Posso questa. Ciao, allora ciao. Intanto io sono 87, quindi ricordo pienamente tutto quello che è successo. Sì. E se posso, non ho una domanda in realtà, volevo citare una cosa che mi faceva pisciare dal ridere, che era la Cortellesi che imitava l'inviata di Cucuzza. Ah, bellissimo. Sì. Meraviglia. Michele. Morielle. Silvana si chiamava. Silvana. Tutti quelli che hanno visto qualcosa hanno una parlata normale. Sì. Sì, infatti. Sarà un caldo. E bevono del Crodino, fra siete l'altro. Siete voi il no, maestro Manzi. Beh, la nostra fortuna fu che ai tempi, noi, il nostro programma, noi non abbiamo fatto ascolti pazzeschi, cioè non facevamo gli ascolti zegli, però avevamo un pubblico... Certo, rispetto a voi eravamo dei fuori classe. Sì. No, quello figurati. No, e avevamo un pubblico culturalmente e socialmente abbastanza elevato rispetto alla media, la dimostrazione questa ragazza, certo. Rispetto a quelli che hanno parlato, no, sto scherzando. Per cui eravamo molto ambiti dai pubblicitari, i nostri programmi attiravano molti sponsor ai tempi. Hai chiamato qualcuno? Eccoci, prego. Eccoci. Ciao. Ciao. Ma come vedete invece i nuovi media? Nel senso, avete mai pensato di fare qualcosa su internet, su un nuovo media come Twitch, per esempio? Ti vedo informato perché noi da 3 anni facciamo su Twitch. Abbiamo fatto i mondiali e gli europei. Infatti. E saremo. Perché vi vedevo solo su MyRegol. Hai notato la difficoltà di esposizione? Infatti già si sentiva pochino. Cioè si intaccava con le parole. Da 2 anni che... Abbiamo fatto mondiali, Sanremo ed europei. Sul vostro canale europei di calcio, sul nostro canale Twitch. Zalappa, l'ho detto una cazzata. No. Cioè non è che non lo sapevi, non è che devi seguire tutto, stavo scherzando, no, ovviamente no. Ci manca, anzi ti fa onore sto cazzo. Hai una domanda? No, perché Twitch è perfetto per le cose che noi siamo nati commentando i mondiali, Sanremo, in radio, quando diciamo eravamo radio popolari, quindi queste cose. Noi abbiamo scoperto 30 anni dopo di aver inventato le cose, tipo la live reaction è quello che noi facevamo nell'86 sulle partite di calcio su Sanremo, ad esempio, esatto. È quella roba lì. Il concetto del commentare. Cioè... Di vedere un evento esatto, commentarlo, e dire che merda, rimanere con la bocca arsa perché non ti portano da bere, l'abbiamo inventato noi su questo palco. Qua stiamo cercando di rimediare con dell'acqua, sì, con la mosca. Ma quanti sketch giravate voi tipo a Mai Dire TV? Ed io ne parlavo prima, la telenovela piemontese è uno dei miei sketch preferiti di tutti i tempi. Allora, molti erano forniti dalle televisioni, esatto, la maggior ma ogni parte. Tanto? Ogni tanto, quando si esaurivano i filoni, noi ormai eravamo entrati in contatto con quel tipo, quelli della telenovela piemontese, il Mago Gabriel. Ad esempio, il Mago Gabriel, non so se qualcuno se lo ricorda. Così nella vita, che era... il Mago Gabriel. Vai. Vabbè, okay. Marco, come se fossi a casa tua, cioè... Ragazzo, che... abbiamo trovato uno che vuol fare una domanda a lui. Senza microfono si è lanciato. Ma è il figlio che non ha mai conosciuto il Mago Gabriel. Papà, dove sei? Dov'è mio padre? Carmelo, grazie, con grandissimo rispetto. Prego. Una domanda con alla Jalapas sul, sì, Mago Gabriel, giusto appunto visto che è stato, sì, appena citato. Se per cortesia potete raccontarmi la sepoltura del Mago Gabriel. Ma quella vera? Quella, no, vera. Non la sappiamo, non no, quella precedente, no, quella che abbiamo visto. Vabbè, ma non ti incazzare, però. No, minchia, hai un tono un po'. E se volete raccontarci anche la serata del Mago Gabriel, siete guarda, benvenuti. Io non me la ricordo. Il mio sogno è che tu faccia un film che venga a chiedermi cosa ne penso. No, tu puoi fare The Young Gabriel. Secondo io me, io posso impersonare il Mago Gabriel. Quindi, io, secondo me, sì. Vi ringrazio non per so, questo. No, guarda, non ricordo se ci fosse un filmato che riguardasse la sua sepoltura, che ne ha fatti tanti. Per cui non saprei cosa. Tu ti ricordi, no, la sepoltura? Ma a me sembra di sì. Uno non di mi ricordo che diceva, neanche cosa avevo ordinato. Si da vedono bere, Astaroth, si vedono Belzebù, si vedono tutti quanti i demoni. Giuro, non me lo ricordo. Resterà un sogno la vostra spiegazione in tal caso. No, in realtà quello che stava cercando di dire Giorgio prima di essere interrotto inutilmente da te, lui è una risorsa, Carmelo, tienimelo presente. È una risorsa che va valorizzata. È il capitale umano di Kashmir. Okay. Dovrà vincere la sua naturale timidezza, esatto, ma un domani. Sì, anche secondo me, se ci lavora, esatto, piano piano con degli anni di terapia. E che alcuni delle cose che mandavamo in onda
accorgendoci che funzionavano, richiamavamo per dire mandatecene altre, e non ce n'erano più, anche perché allora si registrava su dei supporti e si registrava sopra, una volta mandate in onda ci riregistravano sopra. Quindi parliamo di TV sfigata, quindi le vecchie puntate non le trovavi più. Allora è capitato che, conoscendo queste TV e avendo un giro di gente che già girava per chiedere la roba, dicessimo giratene ancora due di puntate. Ah, quindi alla fine eravate voi. Però non erano più come quelle di prima. Eravamo i committenti, diventavamo. Il bello della telenovela piemontese era la spontaneità. Cioè, l'ultimo pezzo della telenovela piemontese andato, un po' ammiccavano, sì, facevano un po' i furbi. Perché sono state girate dopo che, dopo che erano andati in onda. Quindi è come Grande Fratello. Si no? citavano. I primi anni i concorrenti non sapevano che sarebbero diventati famosi. Poi dopo... non avevano più Gianni Trudi, non erano più naif come una volta, faceva solo come quello. LOL, come il primo LOL, sì. Aveva, no? Quella spontaneità, quella si è persa, si è proprio... L'ho fatto, non posso stare... chiamalo scemo, non è che posso stare qua a dire no, sono già 10 anni dopo. Ma te non l'hanno mai chiesto LOL? Di la verità, non so o se... hai detto di no? Non so se ne posso parlare di questa cosa, non sai. Può parlare. La mia gente c'entra dice che un crodino, che no, non se ne può parlare. Non vabbè, se ne può ce parlare. Lo direi dopo. Allora farò LOL 9. Okay. Io e Corrado Augias, per ora siamo nel e come si chiama? Artemisia, quella che Ariete. Credo che sia se mi date il numero di Ariete io la chiamo tranquillamente tutti i giorni, la possiamo purtroppo ma proprio con una serenità diventa la tua nuova Miguel Bosè. Esatto. Beh, ti racconto questo. L'anno scorso abbiamo fatto una riunione con agenti di Amazon, con quelli di LOL, alcuni che si occupano di LOL, e abbiamo proposto, ma scusate, ma perché anziché mettere, vabbè, a dire di Fede, cioè altri personaggi, abbiamo proposto di fare un LOL con i personaggi di Made in Regoli, cioè magari ci siamo anche noi come voci fuori campo, che potrebbe avere un senso. Fa no, ma noi vorremmo continuare invece questa cosa, mischiare, cioè, l'anno dopo ha fatto un Made in Regoli, c'erano sei persone, sei comici di Made in Regoli, Forest, Macio, c'erano certo, tutti, è vero, tutti. C'erano tutti. Cioè, a parte noi l'idea l'hanno presa in piedi, diciamo, vi ho fatto bene a suggerirvi. Penso se c'era Carlo però come concorrente LOL, come diceva Bisio giustamente vantandosi un giorno a Mediaset urlando, e l'ho incontrato, così poi vi racconto quella di Bisio, e l'abbiamo fatto noi 30 anni fa, no 30 anni no ma 20, perché usavamo questo stratagemma per bloccare i cantanti che venivano a fare il loro pezzo in promozione, siccome noi durante il programma non volevamo fare pezzi in promozione ma non veniva nessuno. Cioè i cantanti, quelli che hanno il pezzo in promozione, hanno bisogno, come noi, il libro adesso, se no col cazzo che... No, no, ma infatti... saremmo andati a tintoria, nel caso. Ma allora certo, l'accordo era, voi intanto cantate il vostro pezzo in promozione, noi vi mandiamo della gente per farvi ridere. Durante il pezzo? Durante il pezzo, se ridete smettete di cantare. E quindi arrivavano i nostri comici, Ale Franz, Joelle Dix, con delle gag, passavano e facevano i pirla, ma la gag vincente la eseguiva Claudio Bisio, che arrivava con una scatola... Cioè si presentava più o meno così. No, era truccato da anziano intanto. Il pubblico aveva una scatola a questa altezza, si girava verso la telecamera, quindi voi siete salutava e poi si rigirava verso il cantante, apriva la scatola, sì, solo che la scatola era stata bucata di fianco e dentro c'era il suo cazzo. Giuro che è vero, solito, letteralmente il suo cazzo. Quindi, sì. Nudo e crudo. Quindi questi che stavano cantando, l'ultima cosa... Tendevano a ridere. Cioè, mettetevi nei loro panni. Uno sta cantando la sua canzone e vede questo idiota truccato da vecchio. E dice mai farà una cosa con del genere. Con la minchia dentro una scatola. Cioè, come cazzo fai a cantare ancora? Cioè, tendenzialmente ridevano tutti. Esatto. Louis C.K. italiano praticamente. Esatto, bravo. Esatto. No, io ho una curiosità su un video che sempre piaciuto moltissimo, il dermatologo che inizia a cantare. Ah, come quella no, è una delle sì, mie cose preferite. Era dermatologo, non me lo ricordo. Se non sbaglio, era dermatologo. Era uno era mattina che faceva era il crooner, uno mattina, il crooner esatto, no? Un po' la Frank Sinatra. Esatto, che l'avevano invitato apposta per farlo cantare. Cioè, lei lo intervistava. Era un dermatologo, ma si vedeva che lui era lì dottore, solo perché gli aveva detto che alla fine avrebbe cantato. Abbiamo saputo una cosa: lei è anche un cantante. Sì, no, lui che... no. E lui dice: ma no, ma cosa mi dici? Sì, cosa mi fate qua, dire? Esatto, sì. Ma perché me l'avete chiesto, sì, cari autori? E si è messo la mano in tasca quando ha iniziato a cantare. Ha preso il esatto, microfono. E facendo così, ha messo la mano in tasca e ha iniziato. Well, sing and sing. Ma magari fosse stato questo il pezzo.
Every Flambo. The way you are very white. Lì come sì, poteva sì. essere andata? Cioè lì era il dermatologo amico della presentatrice, ha certo, visitato tutti i parenti, non gratis. Ha mai fatto pagare, però cazzo una volta, però una volta cantare, ma non a parlare di pelle a cantare, e certo, cioè, no, era molto bella quella, quello era, tuo, era uno dei tuoi video preferiti, sì, quello è uno dei miei preferiti, diciamo, fuori dallo studio. Io volevo sapere rifai la faccia che fa lui quando no, io perché quando l'hai visto di 1 milione di visualizzazioni 100.000 sono mie. E la volevo sapere la vostra reazione quando vi è arrivata la clip di quel, non mi ricordo se era un premio di Rally, figa. Ma c'è un po' di figa qui. Quando vi è arrivato, perché quel, cioè non era su Instagram, perché è oro. Davvero, ci sono due o tre filmati che quando sono arrivati, nell'ordine sono lo sciatore marocchino che vi invito. Cioè, ma adesso dico una cosa contro di me. Ma non c'è bisogno del commento, cioè lo vedi e stai male, perché non è verosimile una cosa del genere. Poi chiaramente col commento gli alzi un attimo il finale quando lui sta per arrivare, non vi anticipo nulla per chi non l'ha visto. Patrick nella suite è l'altro filmato. No, ecco lì Patrick nella suite è successo così, che noi siamo arrivavamo verso sera a Cologno, ci facevano vedere i filmati, ci fanno vedere per la prima volta Patrick e lacrimiamo, cioè, ma proprio io non riuscivo a stare serio, lui che strabuzza gli occhi col vomito che gli esce, cioè una roba che ancora adesso lo riandiamo, andiamo in saletta per doppiarlo, ce lo fanno rivedere un attimo, ci fanno rivedere i pezzettini che dobbiamo, rimandano questo e io ricomincio, ma tutti e tre lacrime agli occhi. Lo ridoppiamo per mandarlo in onda lacrimando ancora e ridendo, e poi l'abbiamo rivisto perché si inseriva e ci dovevamo collegare in diretta e ridevo ancora adesso io lo vedo e rido. Poi l'altro è il pattinatore che vince, la favola di Stephen Bradbury, la favola di Stephen che in Bradbury. Realtà non è così comico, ma è talmente incredibile che fa impressione. Ma voi lo sapete che in Australia c'è l'espressione per dire colpo di culo. Colpo di culo si dice tipo going Bradbury, una roba del genere. È bene, ragazzi. Sì. Si limiterà a vincere, lo stravincerà, dicevate. E poi vabbè, un po' di figa qui. La reazione è stata. Ma chi ve li mandava? Quello ce lo fornivano i giornalisti. Cioè, erano proprio loro che. Quelle robe lì erano delle azioni dei giornalisti stessi. Che se ne accorgevano. Molto bello era quello di Mauro Suma, che adesso è il direttore di Milan Channel. Oddio, cosa applaudi? Me lo ricordo, aspetta. Qual era quello di Mauro Suma? Non lo ricordo. Mauro Suma era inviato sportivo per Tele Lombardia, che era una televisione di proprietà di Ligresti, il costruttore. Sì, sì, sì. Scomparso da qualche anno. Che ci ascolta da lassù. Sì. Dio lo abbia in gloria. Però preferisce Tintoria, mi hanno detto. Guarda, se è Ligresti, glielo diamo volentieri. Tra l'altro so che si abboffa di Crodino solitamente. Allora, e lui era inviato per la trasmissione, diciamo, qui su da voi stadio. Sì, adesso chiamano, quella che c'è anche a Roma, ce l'hanno tutti. Certo. Quelli che è il calcio serio, diciamo, delle TV private. È inviato, credo, vicino dallo stadio da San Siro, no, perché giocava il Milan, credo, quel giorno l'inviato del Milan, però è fuori dallo stadio prima della partita con un gruppo di persone e fa per la credo prima volta un pezzo di vero giornalismo di protesta, prende questi ragazzi, anzi signori, dicendo noi siamo qua perché vogliamo, questi ragazzi, questi qua vogliono protestare per un'ingiustizia, con un tono di voce un po' come un attimo, perché c'è una roba di protesta, perché non si fa così, non mai alzato la voce così nella sua vita Mauro Suma, TV di Ligresti, neanche in famiglia, e invece quella volta come questo me la pappo io di Fantozzi un po', e io faccio Mauro Suma, quindi adesso dico allora no, perché noi siamo ragazzi, ci hanno sfrattato da casa, sì, ma di chi vi ha sfrattato dal campo? È una società del gruppo Ligresti. E lui fa così. Perché scuote la testa, perché non ha staccato la camera, quindi era ancora in quadro, che facciamo a porca. È stato la più grande della sua vita. Però in studio ridevano tutti. Sì. L'avete mandato anche quello, sempre lui che in studio dà la linea a una persona che lo chiama e gli fa, diamo la linea, chiamiamo al telefono. Suma,
faccia la pirla. rimane... Ma di quello c'è il più bello, quello di Maurizio Mosca. È quello della mia top 5. È già in galera. Esatto, è già in galera. Ma voi forse sapete cosa è successo. Ma chi è che chiamò per dire che aveva visto Maurizio Mosca in quale piazza di Milano? Cocaina in piazza Udine. In piazza Udine. In piazza Aspromonte, il ragazzo timido che gliel'ha venduta lui. Esatto. Ma cos'era successo? Chi è che chiamò? Non si seppe mai. Era ai tempi di scherzi telefonici. Ma sì, di scherzi, figura, Maurizio Mosca non sapeva neanche cosa fosse la cocaina. E l'idea c'era che caduto fosse neanche la figa, ma neanche la cocaina. Arrestato durante il break pubblicitario. Il break pubblicitario lui rientra in onda, dice: quella è un'idea geniale. No, no, ma lui era uno showman. È già stato arrestato. È già stato arrestato. Erano passati 4 minuti. Neanche. Vabbè, i filmati così all'epoca. Quando arrivava questa roba qui, vabbè, era gioia, gioia pura. Toda gioia. Siamo nati nell'epoca sbagliata. Forse sì. Noi tutte le sere, questi video ne vediamo 10.000 ogni sera andando a dormire. Però sai qual è il vantaggio adesso? Che queste robe sono tutte disponibili, puoi vedere quando vuoi. Una volta, sì, o registravi, o altrimenti... O mettevi il QR code sul libro. Certo. Esatto, perché nel libro ci sono i QR code, potete andare a rivedere dei filmati della in nostra carriera. In uno ci sono 200 QR code, in uno c'è una dick pic. Non diciamo di chi. Non diciamo di chi. In uno c'è? È una foto di un cazzo. Chi sarà? Chi sarà? Capitolo... Ci abbiamo pensato, sai che andava fatta. Ma scusa, una potevate fare un easter egg. Ma magari c'è. Perché tu le hai guardate tutte. Tutte no, devo ancora arrivare a quella, me l'hanno detto. Senti, invece, allora, a proposito di andiamo in chiusura, mai dire mai, cioè forse vuoi fare tu questa. Sì, no, pensavo tutte spunto. Le cose che avete fatto prima, avete parlato anche di Twitch, che è un programma che quel ragazzo segue e vi guarda tutte le settimane. È il primo che si è iscritto, ha fatto l'abbonamento, la sub. Esatto, chissà, cioè tempo fa avreste detto finiamo su una piattaforma come Twitch. Ma manco per il cazzo. Ma non c'era, quindi per usare non facevamo a dirlo. Per usare un francesismo che non so se no, in realtà è un peccato che non ci fosse stata da prima, perché... È vero. Intanto probabilmente avrebbe uno sviluppo maggiore e ci sarebbe ancora più gente che, perché se tu, ad esempio noi ci hanno chiamato quelli di Twitch Italia ringraziandoci perché abbiamo portato su Twitch i boomer, cioè, ma è vero. No, Twitch è una piattaforma, grazie, già l'AFAS, cioè, per averci raramente, prima di 2 anni fa normalmente la prima volta che siamo andati in onda chi ci gestisce la pagina continua a dire ma arrivano centinaia di richieste, come facciamo a iscriverci, che in realtà credo sia erano una i nostri spettatori boomer che non quale capivano canale della TV come vedo funziona le sub, come cos'è sta roba, e c'erano quelli che curavano la pagina che ridevano perché erano dei ragazzini di 20 sì, anni, quindi per quelli di Twitch sono visti arrivare pubblico nuovo e hanno detto ah cazzo che figa, ma non era nuovo, erano anziani come noi, quarantenni, 35 però saranno stati felici perché uno di quei casi, certo, in cui la piattaforma fa nuovi abbonamenti. Certo. Esatto. Bene, anche Twitch ormai avete dominato ogni tipo di piattaforma così, ma la domanda era se c'è qualcosa che pensate ancora oggi che non fareste mai. Questa cosa non la faremo mai. Dimmi che si capisce la domanda, se devo riformulare, sono stanco. No, si capisce. No, era chiarissimo. Secondo me andare a tintura. Grande fratello VIP, non credo che nessuno di noi entrerebbe mai. La marcia su Roma non farei. Soprattutto a proprio quest'anno. Proprio quest'anno. No, sarebbe una bomba con la melone in testa e voi che commentate. Andiamo col filmato. Esatto. No, proprio la marcia su Roma. Okay. E poi no, Grande Fratello VIP, credo mai. Non vi va, E neanche ballando con le stelle, credo. Almeno parlo per me, ma non, no, ma non come concorrenti. Ci fosse, sarebbe il primo momento in cui andate in no, TV come concorrenti. Ci fosse, tu parli come no, io dicevo in video, intendi. Sì, in video. Ci fosse cagando con le stelle. Io potrei anche vincere, tra l'altro. Sì, lui è cintura nera. Mi candido. Va bene, c'è scritto nel libro. Lo teniamo presente, lo spin-off. C'è un QR code. Parlate con Milly Carlucci. Una grande Milly Carlucci oggi con le mozzarelle dell'Asiago Giorgio Gherarducci. Giorgio Gherarducci, vai via. Il giornale. Cioè, ragazzi, no, poi non so perché probabilmente ci sono talmente tanti programmi che non... Però quelli lì sono le cose che probabilmente non faremmo mai. Le red flag. E 2 anni dopo. Eccoli lì, esatto. Pipponi, ciao Alfonso. Pipponi. Mi sentite? Comunque tutti e tre che partecipate insieme. Anche Carlo. Carlo è il primo a entrare nella casa.
Ma io per un po' ho accarezzato l'idea di fare l'Isola dei Famosi, cioè fai un programma dove che cosa c'è, i produttori lì per dimagrire nudo, ti pagano e poi credo che sia arrivato un essere pensante, mia moglie ha detto che qua in platea ti saluto, ha detto chiedo il divorzio nel momento stesso che ti vedo che ti cali dall'elicottero. Tra l'altro sarebbe l'elicottero che si calerebbe da lui, però però Pechino Express con il partner giusto lo farei. Ma no. C'è uno che si fa il culo sempre al posto tuo. Al posto tu sempre. Non puoi fare Pechino Express dentro LOL, così li fai. Ti posso pensare. Io volevo fare Pechino Express, era una vecchia idea, Pechino Express a Roma, quindi Roma come se fosse un paese del terzo mondo. Beh, è un'idea. Dai, e infatti fai è... passare altri 30-40 cinghiali e secondo me sì no ma anche soltanto un altro mese secondo me basta un po' di pioggia. Ma sì, infatti della neve poi addirittura il Mekong ce l'abbiamo già e allora va benissimo così. Se mai dovreste fare fra qualche anno il Grande Fratello, mai dire Grande Fratello VIP, sicuro come concorrenti sarebbe bello se ci fossimo io e te. Beh, quello è bello, terribile. Vuol dire che sarebbe tornato ad avere dei concorrenti normali. Nomino Luca, sono molto deluso da Luca, mi dispiace. Esatto, poi arriva mia madre. Voi siete mai stati nella casa del Grande Fratello? No, no? Mai avuto. No, dentro no, dentro. C'è un odore che voi non avete idea. Che odore è? Poi immaginate, non ci sono finestre, c'è solo la sala. No, ma non io non sono mai andato. Le camere sono chiuse, cioè non hanno finestre. Quindi gente che vive lì mesi, non tutti pulitissimi, peraltro. E anche i cameraman che stanno. E nelle intercapedini, tra i ragazzi, ci sono i camera. Cioè, pare, c'è un odore tipo. È l'odore di Calcutta, credo. Di mascia ancora attaccato alle pareti. Sì. Oh, speriamo di avere il piacere di andare. Dai. Mai fosse. Vipponi, dai. Vipponi, che bello. Oh, speriamo che succeda. Che, poi, che ormai lo dice sempre più. Potrebbe anche essere Pipponi, non si riesce a capire. Tanto, ma probabilmente lo è. Fra l'altro lo è. Se avevamo una possibilità di andare al Grande Fratello VIP, direi che è sfumata. Ecco. Su queste note ringrazio moltissimo, ringraziamo Marco Santini e Giorgio Garducci della Giraffa Band. Noi Carlo lo salutiamo comunque. Ciao Carlo. Certo. Tra poco è l'ora. Tra tre ore si sveglia per. Lui si sveglia questo alle tre di notte perché medita sul fuso orario di Nuova Delhi. No, è, ma sul serio? Sempre una battuta, ma è vero, è vero. Adesso poi calcola che come la Torre di Pisa, se avesse ragione lui, perché vai a sapere. Però io alle tre di notte sul fuso orario di Nuova Delhi. Non lo so. A volte mi ha detto l'altro giorno che si sveglia durante la notte e dice: ma perché non l'hanno chiamato a LOL parlando di te? Non se ne fa una ragione, lo assicuro. E quindi deve meditare per rilassarsi. Esatto. Va bene, allora vado per farlo stare tranquillo. Esatto. Facciamo così, va benissimo. Grazie a quasi tutti voi, tranne i primi otto che hanno parlato. Grazie mille a Carmelo Avanzato. Grazie a te, Hussein. Grazie Cecilia Attanasio, grazie Alice Oliveri, grazie a tutti voi per essere stati qui presenti a questa nuova serata al Teatro Franco Parenti. Ne faremo un'altra a marzo. Grazie mille per essere stati con noi e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Kashmir. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao. Ciao.